Buongiorno a tutti, ben arrivati. Mi prendo da bene? No, vabbè, dai, uguale, facciamo così. Ben arrivati, facciamo un giro di disclaimer. Allora, situazione di stress snervante nei mercati che hanno rotto le scatole. Ma quanto è bella la serenità se sei tranquillo, che non hai fatto strafatto, no? Poi c'è un'altra situazione di stress che è il denaro, cioè uno deve anche riuscire a gestire queste situazioni anche dal punto di vista di perdite o di stop o di tutte altre cose. Ci sono delle chiarezze, insomma, se io ho allora, togliamo questo disclaimer, l'abbiamo tolto, l'abbiamo visto tutti, via, togliamolo. Allora, ci sono delle chiarezze certe. Se io adesso perdo 1000 euro, ok? Non è che ho buttato via, è come se io adesso avessi la macchina, a un certo punto faccio il pieno, la parcheggio, la mattina esco e mi trovo la macchina senza benzina. Ma che cosa c'è? C'è un buco nel serbatoio, ma questo buco nel serbatoio non è che è perché c'è il buco nel serbatoio e devo buttare via la macchina. No, la macchina funziona, quindi ho soltanto perso i 100 euro di benzina, adesso magari anche 150, 200, ieri ho fatto 160 euro di benzina, quindi avrei perso questi. Però non è che devo buttare via la macchina per questo, quindi alla fine il serbatoio si riempie, si cambia il pezzo, si cambia il serbatoio, si riempie e la macchina continuerà a funzionare. Quindi se hai un metodo che funziona, ok? O sei tu che sbagli perché non funzioni tu, le tue size e tutto il resto, o la tua strategia o che ne so io non riesce a gestirti una cosa, ma il metodo di per sé funziona, soltanto che a volte ci vuole quel piccolezza di dire ah stop, freno a mano, cioè il pensiero di chi è il problema che io mi mettevo all'inizio nella chat, che diceva Paolo oggi non c'è e quindi all'inizio tanti mi dicono Paolo non ricevo messaggi, stai scrivendo? No, sono dal dottore a farmi una visita, non è che devo stare tutto il giorno davanti al computer a scrivere sulla chat. Questa cosa qui me la sono tolta, me ne sono fregato. Quando c'è un giorno non faccio trading, scrivo ragazzi, ciao, oggi non faccio trading, ciao. Perché deve essere una libertà, ma non è, deve essere dire, ah, guarda questo me ne freghista, oggi non fa trading, allora non dobbiamo fare trading anche noi. No, io preferisco nella mia mente, la visione dei mercati non mi offre una serenità per fare mercati, cioè per andare a mercato, per fare operazioni, per fare trading. Quindi preferisco, che ne so, adesso incomincia ad entrare in inverno, qui c'è freddo, cioè sta... Devo sistemare il giardino per l'inverno, per esempio. Cioè, vi faccio degli esempi. Quindi, anche questa è una metodologia di fare trading, di trasmettere. Bene, torniamo a noi. Oggi, però, la tematica, una cosa che io, tra virgolette, uso e non uso. Cioè, ci sono dei periodi che io uso tantissimo questa metodologia, proprio perché, essendo un trader che non usa lo stop loss, è impossibile dire, ah, ma io quello lì non usa lo stop loss, ed è sempre profittevole. Come fa? Non è vero. Cioè, non è, assolutamente non è vero. Io quante volte, o meglio, adesso non tante volte, perché non è chiaro che se prevalgono le cose negative, un attimo che devo vedere i conti. Questo qui lo mettiamo, aspetta, guarda, è l'ultimo che ho fatto. Questo, un attimo solo che devo controllare, mi sa che è questo qui. Devo controllare il trade perché... Ok, questo è. Perfetto. Quindi, certo che se io prevalgono le giornate dove chiudo in perdita, è normale che sto sbagliando qualcosa, giusto? Okay? Però ci sono delle giornate in cui io preferisco, settimane, preferisco chiudere anche 5.000 euro di perdita, tanto so che devo solo cambiare il serbatoio, o meglio, il serbatoio in questo caso io non lo cambio perché so che ho perso 5.000 euro, ma li posso fare una settimana dopo, o anche un mese dopo, anche 2 mesi dopo, non mi interessa. La questione però di non rimanere a mercato con delle operazioni aperte, se immaginate quella volta che ho chiuso i 5.000 di perdita, che ho reso pubblico, che poi
nell'arco di una settimana li ho recuperati nel caso, in questo caso. Ma se volessimo andare a vedere con il senno di poi, che è una cosa sbagliatissima, assolutamente, è come quando hai la pistola in mano, spari, dici, ah, ma cavolo, non lo volevo ammazzare, allora non ti metti la pistola in mano, prima cosa. Però nel contesto che col senno di poi direi, ah, cavolo, ho chiuso l'operazione sell dell'euro dollaro pensando che non andasse sotto il 99, siamo a 98,33, col senno di poi sarebbe stato anche buono averle, ma ragazzi, io mi sono messo un limite. Sotto la parità non entro short, sopra la parità entro long, sotto la parità entro long con lo stop loss e sopra la parità non faccio gli stop a meno che non abbia già raggiunto un range operativo ciclico o che ne so io, una situazione dove posso permettermi di dire ok, entro short o magari entro short con lo stop loss, anche questa è la definizione. Quindi parliamo prima di una cosa, l'operatività di oggi. A cosa è dovuta l'operatività di oggi? Un semplice motivo, ho il pivot nascosto, scoperto, scusate. Quindi io sto tentando di andare in questa zona. Certo, questo sarebbe stato il trade da fare, ma prendiamo la sterlina dollaro di ieri, vediamo se ce l'ho qui. Eccola. Prendiamo la sterlina dollaro di ieri, l'esempio di ieri, stoppato, mi sono messo lo stop loss perché non avevo voglia, meglio l'ho stoppata io a mano, però non avevo voglia, ho perso pochissimo. Ah no, addirittura no, non ho perso, ho chiuso con pochissimo guadagno. Allora, avevo visto qui, l'ho chiuso qui più o meno, in questa zona qui, sul pivot. Quindi era entrato qui, no, l'ho chiuso un po' più alta, cioè l'ho chiuso veramente quasi a zero praticamente. Ed era, il mercato era questo, andiamo ad analizzare il pezzettino, così magari facciamo anche un po' di pratica. Questo era il trend, cioè questo era il canale che avevo studiato, diciamo, nell'entrare. Questo era il segnale long di metodo fascia, non ha pagato, è sceso, ok? Qui scende sotto il canale e incomincia il suo trend ribassista. Qui va a ritestare il canale e corre come un pazzo. Poi, dati americani a quell'ora lì, il mercato reagisce, ritorna su, tocca di nuovo il canale alto, boom, e crolla di nuovo. Quindi sono dei venditori posizionati in questa zona. Il problema del venditore in un trend ribassista, vedete che poi il venditore ha sempre ragione, poi ritorna su, adesso riparte. In questo caso, se io dovessi andare a vedere l'analisi della sterlina dollaro per il trade di oggi, io qui praticamente dove ho deciso di fare un long, se notate doveva rompere questo canale e invece è andato a ritestarlo e qui è crollato di nuovo. Ok? Nel contesto oggi di euro dollaro potrebbe andare ad arrivare qui in alto, ritestare e tornare nella parte bassa. Proprio per questo sono entrato più o meno in questa zona qui bassa per andare a testare il canale, sono 24 pips. Posso mettermi poi lo stop a pari a 15 pips, quindi non perdo più, cosa che purtroppo nella giornata o ti prendi 25 pips e te ne stai zitto, oppure soffri con lo stop a pari, non prendi niente o prendi meno profitto. Ma il contesto mio è perché vedo l'euro dollaro in questa circostanza mattutina di prime ore di mercato rialzista? Pivot scoperto. Queste due linee, che statisticamente sono bellissime ed infallibili perché sono sempre le stesse, variano di pochi pips, ma sono belle, simpatiche e danno tutti i giorni la loro indicazione, praticamente non dico 100%, ma al 90%, perché anche se nel contesto non hanno il potenziale di andare sempre a target, ma ti danno la direzione nella prima mattinata, nel pomeriggio, nella sera, dipende da quando si muove. In ogni caso, quello che mi aspetto io è una rottura di questa linea gialla, okay? Quindi dinamico alto, e target pivot nonché linea blu statistica. Quindi avrei tutta la giornata rialzista con un minimo fatto di 90 pips. Quindi ci sta anche la teoria di calcolare il range operativo. Ok? Però non vado a farmi il supereroe, se mi arriva già in questa zona qui, già quando mi supera il canale e comincia a fare lo stupidino, io mi prendo profitto. Ok? Però il pivot è una zona, diciamo, assolutamente possibile da andare a ritestare. Ok? Perfetto, o meglio, di andare a testare. Torniamo al dinamico. Perché dico parzialmente, non dico 100%? Perché se andiamo a notare in tante giornate, quindi facciamo un po', vedi la giornata di ieri, per esempio, il canale giallo alto non è mai stato toccato, ha rotto solo il canale basso, la giornata si è portata fino alla linea statistica blu positiva, addirittura tutti i pivot. Poi è crollata ancora. Quindi la giornata di ieri era chiaramente short, non c'erano situazioni rialziste. Pivot non è mai stato toccato. Ok? Poi
Poi se andiamo a vedere altre giornate, vedete qui zona rialzista, target del pivot, quindi parzialmente è andato a target rialzista, cioè è andato fino alla linea rossa del pivot, non ha toccato la linea statistica blu, nonché non ha toccato il secondo pivot, torna sotto, va a toccare il pivot, continua la sua fase ribassista, tocca la linea ribassista blu. Quindi in questo caso la giornata era sia long fino al pivot, sia short fino agli altri pivot. Quindi statisticamente ha spartito le acque il dinamico. Non andiamo a vedere tutte le giornate, ma è fatevi un giro, sono sempre le stesse. Qui, per esempio, aveva dato un segnale long, ma di notte non si fa perché io dormo a quell'ora lì. Mi sveglio la mattina, mi trovo qui 6, 9, vedete qui sono le 9, quindi l'8 del mattino, al limite qui che sono le mezzogiorno, ritesto pivot, ma la giornata è ribassista, posso farmi questo short. Ma questa è una giornata un po' strana perché poi vai in laterale e rimani corta. Va bene, rimane una giornata stretta di range. Bene, torniamo a noi perché oggi volevo parlare di coperture, ok? Facciamo una bozza di studio, o meglio, facciamo un piano che poi lo porteremo avanti andando avanti. Consiglio per tutti non di andare subito, ah, mi piace questa, faccio così. Sì, la fai in un conto piccolo, magari fatti un secondo conto, splitta 100 euro, 200 euro, fai microlotti e fai del trading. Per osservare, oppure fai un conto demo, lo fai nel conto demo, ma è una rottura di scatole perché il demo non ha emotività. Oppure fai soltanto visivamente con delle trend line la simulazione dei trade che si dovrebbero fare. Ok? Partiamo da questo. Allora, però, nel frattempo, visto che siamo qui, guardo vedere l'H1 e dell'H1 dell'euro-dollaro, per esempio, è sopra l'open price, quindi la candela daily è diventata verde, che è di poco. Ragazzi, giornata di ieri. Sono 172 pips, è stata una valanga. C'è stata una valanga che non dico io con dei conti grandi. Oggi ho già pensato che magari in un conto grande dovrò staccare un altro assegno. Per farvi l'esempio, staccare un altro assegno è una parola che non esiste, non si usano più. Però staccare una somma e dire ok, sai, la metto lì buona, buona e lascia stare. Prima o poi ritornerà l'euro sopra l'1, la parità, poi riprendo tutto. Preferisco questa cosa qui. Però nei conti discrezionali, questo è un conto non discrezionale, è un conto equivalenza che un conto, io ho tanti conti, quindi alla fine è un conto che vado con delle size tranquille, però mi ha fregato questa cosa di scendere. Size tranquille nei conti grandi si parla di 1, 2, 3, 4 lotti. Ok, quindi per evitare lo stress fisico, perché la mente e poi si riproduce il corpo, preferisco togliermi una parte da un conto o da dove li devo mettere, metto 10-20K e me ne sto fermo. Dite, ah, sì, ma Paolo, tu puoi. Posso, per quello lo faccio. Se non posso, non faccio trading, non sono un trader. Ok? Quindi evitiamo i commenti, ah, ma Paolo, tu parli di soldi perché puoi, ce li hai. Non ce li ho, me li sono fatti dal trading, sono 20 anni che mi faccio un culo così. Quindi alla fine, scusate le parolacce, ma è così. Se non ci arrivo io dopo 20 anni, sono ancora lì a girare un 1.000 euro da una parte, 1.000 euro dall'altra, allora mi sembra che non sia la persona adatta per fare i webinar, per esempio. Ok, però andiamo avanti perché tanti poi le polemiche, sì, ma è facile dire che basta integrare il conto. Io non te l'ho detto, io ti dico che questa è una possibilità, un'opzione che hai, non lo devi fare, ma questa è come si fa? Una scappatoia, diciamo, una possibilità, cioè non ci sono altre parole, una possibilità che ha un trader di fare. Allora, quando non usi lo stop loss? Se usi lo stop loss, piano piano morirà il tuo conto, ti renderai conto che a volte lo stop loss non è la soluzione. Scusa, ma il mio metodo fascia, essendo al corso, leggo di sfuggita appena posso. Cosa te di me nuovo metodo fascia, Giuseppe? Se non ci sei e leggi di sfuggita, nella tua chat di WhatsApp, torna indietro e mentre sei seduto nel bagno a fare la cacca, te la rileggi. Scusate se uso questo termine, ma è la cosa migliore perché quando uno è seduto nella tazza si legge il telefono. Al posto di guardarti i video, ti guardi la chat, ok? Non lo so, robot fascia, intendo il robot fascia light, c'è la nuova versione, che poi non cambia dalla versione precedente, ok? Però se lo sai vuol dire che l'hai detto. Sei sempre quello che chiede le conferme, maledetto. Allora, no fascia è una nuova versione, ma soltanto perché si evita che qualcuno all'inizio faccia il pasticcio di impostare e con un subito dopo aver sbagliato o la copia, quindi non ha messo per esempio su errante
l'euro-dollaro piuma, ha messo l'euro-dollaro con il puntino o l'euro-dollaro senza puntino, l'euro-dollaro che non è attivo, poi già aspetta, ritrasporto su un'altra, sulla coppia dove funziona e nel frattempo il robot dice: ah, mi hai cambiato la coppia, non mi interessa se tu hai cambiato la coppia rimanendo sull'euro-dollaro o rimanendo su un'altra coppia. Nella mia tecnologia mi hai detto che hai cambiato coppia. Visto che hai cambiato coppia, io cosa faccio? Ti azzero la impostazione, ti metto il magic number che avevo di base, quello che mi ero salvato nella cartella che si chiama variabile. La cartella variabile è una cartella che riassume i dati, ok? Per poi il sistema che deve andare a ripescare quello che gli hai detto di fare. Questa funzione è perché il metodo fascia automatico, da cui è derivato l'indicatore semiautomatico, lavora guardando l'operatività che è già stata fatta. Ok? Questo adesso non lo sto a spiegare, diventa troppo lunga. Quindi in questo caso, per evitare che il metodo fascia live, qualcuno faccia lo sbaglio all'inizio, è stata fatta che la variabile a ogni impostazione si azzera per non avere più i dati in memoria che possono riportare alla confusione. Quindi non è che cambia l'operatività, cambia soltanto la tecnologia. Iniziali, diciamo, di come deve lavorare il sistema con l'operazione aperta. Ok, quindi non cambia niente, soltanto una cosa. Consiglio di mettere la versione nuova per evitare che ci siano dei problemi. Che magari dice: ma Paolo, mi ha aperto un'operazione da 8 lotti, 9 lotti, perché sono diventato pazzo 2 settimane fino a quando i tecnici hanno capito che è stato uno sbaglio iniziale. Ok, ringrazio Leonardo che ha messo a disposizione il suo conto per andare a vedere il problema. Ok, quindi abbiamo lavorato veramente, Alessandro. Enrico, anche no, Gianluca no, però hanno lavorato veramente 2, 3, 4 giorni di seguito per capire tutte queste cose. Leonardo lo sa perché ha visto tutti quanti i movimenti che sono stati fatti, quindi non è che si sta con le mani in mano, si doveva capire il problema, perché a volte il problema non è solo il robot, il problema è anche magari anche l'adeguatezza della MetaTrader che ha cambiato qualcosa o che ne so io, qualcosina che magari non può funzionare. Quindi abbiamo trovato questo problema, questo bacco, diciamo, bacco nascosto, sistemato, e quindi visto che c'è la nuova versione, perché non attualizzare anche la versione che c'è? Si toglie e si mette la versione nuova. Quindi niente di eclatante o di soluzione alla tua vita, Peppe, è solo una versione adeguata. Ok? Sì, perché io so, ormai ti conosco, tu pensi che è uscita una cosa nuova, allora la devo avere perché funzionerà meglio. Non funziona meglio, è un'altra cosa, cioè soltanto funziona meglio nel punto che non ha più questo bacco. Allora, cominciamo a sistemare perché vedo che l'euro-dollaro sta incominciando ad avere il suo sistemazione, che poi mi sa che piano piano prendo profitto perché preferisco togliere e non mettere. Devi cambiare in questo, ma è una questione che ti dico, anch'io sono fatto così, cioè se tu adesso con il computer, per esempio, mi sono cambiato, anche ho cambiato la mia vita anche con i telefoni, perché è uscito adesso l'iPhone 14, io ho l'iPhone 13 preso l'anno scorso a Natale. Sono fatto il regalo di Natale. E cosa succede? Non è che sia un fanatico della tecnologia, però il telefono ti piace avere sempre quello nuovo. Adesso l'iPhone 14, ma chi se ne frega, cioè alla fine non mi interessa questo, ho cambiato questa cosa. Però ti capisco perché quando compri una cosa vorresti sempre tenere la cosa più attuale, più bella, più forte. Però alla fine, ragazzi, non si potrà mai andare contro al consumismo e alla tecnologia. Quando esce un computer tu lo compri, è già vecchio perché già hanno fatto quello nuovo. Quindi mettiti l'anima in pace, però se esce qualcosa di assolutamente super nuovo, stai tranquillo che mi metto in moto per farvelo capire, farvelo vedere alla sera e tutto il resto, ok? Quindi questa è soltanto un'adeguatezza. Ripeto, se non hai tempo di seguire la chat, quando c'è 5 minuti, scrolli, vai a vedere le cose che ti interessano. Ok? Va bene, andiamo avanti. Allora, un attimo che voglio vedere prima cosa, visto che ancora questo qui è qui, voglio vedere, visto che abbiamo l'euro-dollaro qui. Ok, stiamo andando in dirittura del trade. Quindi vedete proprio perché lo stop loss adesso ancora non lo metto a pari, anche se siamo oltre i 20 pips, sono già oltre i 20 pips. Sì, queste sono le cose. Siamo a 15 pips, no, siamo a 30 pips, ragazzi, 30 pips, ragazzi, non male, 30 pips ho già guadagnato. Dove sono entrato? 98 l'ho scritto in chat, però ho diversi conti, quindi sono entrato alle 28, 22, 3. Ah sì, sono entrato proprio qui, 28, 22, 3. Qui praticamente, sì, 30 pips, grande. Quindi arrivando qui avrei 50 pips, non male, non male, non male.
non male, ok? Dobbiamo vedere se poi, ma intanto siamo sopra, siamo veramente verdi di candela daily, quindi siamo a posto. Per il momento, ma c'è una zona di pullback su questo minimo qui. Ragazzi, purtroppo le zone di pullback sono terribili perché il mercato vende, 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 continua a vendere, però c'è un pivot, magari si fa una alla candela delle 10, mi va a toccare questo. Adesso vediamo. Comunque in campana stiamo con gli occhi aperti perché vedete queste cose qui. La cosa è che la campana gaussiana ha già chiuso e questo è il minimo di Gauss, non può essere il minimo di Gauss perché notate che è dentro la campana. Però questo è il max caos perché comunque non ce ne sono altri, non è che mi fa un doppio max caos e poi scende, non lo so, comunque devo stare ancora, questo era un segnale long di rottura del canale, vedete, ha già prodotto i suoi 10 pips e quindi già incominciamo a prendere profitto. C'è tensione, quindi è difficile avere le espansioni lunghe. Comunque io cerco di portarmelo al pivot, purtroppo bisogna stringere un attimino i denti a volte, ok? Ok, la mattina sarà occupata, allora ti dovrai impostare un'operatività sui 4 ore, per esempio, Peppe. Ok, però andiamo avanti. Ti ripeto, tu stai correndo troppo contro vento. Stai correndo contro una questione, una cosa molto più grande di te, ma non perché sei te, molto più grande di tutti. Il trading è una cosa enorme, di cui non puoi dire, ah, faccio trading solo alle 5 di sera, o faccio 2 ore alla sera, mi basta. Non è che tu arrivi alla sera e dici, ah, adesso c'è il mercato. Purtroppo no, io per esempio quando mi salto la mattina e non riesco a entrare prima di mezzogiorno l'una ai mercati, è come se avessi perso qualcosa e non riesco più a strutturarmi la giornata, ma perché io sono abituato a svegliarmi presto la mattina. Poi magari chi lavora fino all'una di pomeriggio e poi alle 2 di pomeriggio si mette al computer a fare trading ha un'altra visione, magari riesce a lavorare meglio nel pomeriggio, proprio perché la mattina non l'ha notata. Quindi dipende veramente da persona a persona. Se tu sei però non al presente al computer, non fare trading, aspetta oppure guarda su time frame molto più ampi e fai un'altra operazione, un'attività, ma direi probabilmente di limitare talmente tanto le size, ma il problema tuo, tu non vuoi limitare le size, vuoi guadagnare, vuoi diventare un trader, fare i soldi, diventare ricco ed è l'impostazione sbagliata. Ok? Non devi comprare un portatile per mettertelo all'ufficio perché in ufficio è lavoro, perché stai facendo un altro lavoro, devi fare quel lavoro. Poi riesci a fare solo casino tra due lavori e li fai tutti male. Ok? Va bene, andiamo avanti. Poi attenzione Peppe che c'ho anche una notifica qui, quindi stai attento che ti dovrebbero anche aver scritto, no? Tu sai di cosa sto parlando, quindi vatti a dare un'occhiata perché sennò poi ti trovi tutto vuoto. Allora, un attimo che chiudo anche questo. Allora, freeze trading. Allora, andiamo a vedere. Allora, il conto lo devo riprendere da qui. Prendiamo questo. Ok, lasciamo stare. Comincia poi negli andamenti che io guardo per fare soltanto una panoramica. Io guardo questo 5 minuti, però sto guardando che qui c'è un segnale long. Vado a vedere nel conto dei cicli. Come sono messo? Questo potrebbe essere il ciclo 1, questo potrebbe essere il ciclo 2, non lo so. Faccio partire da qui il minimo di Gauss, quindi la partenza di un ciclo. Faccio mettere qui il ciclo 1, perché fino a prova contraria questo è un ciclo 1, poi potrebbe diventare anche qualcos'altro, ma questo è un ciclo 1 qui, per esempio. Ok? Quindi, ciao Pietro. Scusa se alla mattina ti scrivo solo buongiorno, ma è un periodo questa settimana proprio terribile perché logicamente con questi mercati qui ho tantissime cose da fare, però vabbè, ci sta, dai. Un buongiorno, io sono sempre contento di leggerti. Allora, questa qui è la scatola, il ciclo 1, ciclo 2, quindi vedete che qui nel tempo dovrei ripartire un ciclo 3, quindi siamo in una tendenza rialzista, perché non tenerlo? Quindi non è che detto che io mi sono inventato il metodo schema trading per fare qualcosa di nuovo, è una cosa che io comunque usavo sempre. Ma riportarla a visiva per tutti e questa è la modalità che ho scelto. Ok? Quindi poi ormai è una cosa semplice, si copiano e si mettono. Ok? Noi siamo ancora in distribuzione, non ho trovato il max caos, quindi no, questo non può essere il max caos, lo può essere, però può anche andarmi a fare un nuovo, quindi fino a prova contraria sono ancora in salita, deve chiudermi il ciclo 3 per farmi il ciclo 2 per farmi il ciclo 3, quindi sono ancora rialzista. Va bene? Ok, andiamo però adesso a visualizzare. Io direi di farlo nel 4 ore, anche se non è un time frame bello per il momento, perché tutta questa è lateralità, ma proprio perché non è un time frame bello, io lo facciamo sul 4 ore.
Allora, prendiamo un grafico vuoto euro-dollaro, formato cicli euro-dollaro, vediamo se lo ce l'ho, fascia euro-dollaro H1, che poi H1, H4 sono tutti uguali, lo mettiamo, non fascia, cicli, dove sono i cicli? Cicli euro-dollaro, M1, 15 milioni in H1, quindi è lo stesso template che avete voi. Clicco, c'è qualcosa che non funziona, certo il password non funziona su questo conto, allora facciamo così, tasto destro, indica. Tasto destro, indicatori, porto la cartella di indicatori dall'altra parte così non mi leggete la password, perché non c'è password, perché non me la prendi la password? Strano. Strano, siamo uguale. Mi inserisco. Già che ci sono, controllo che l'autociclo ha le impostazioni predefinite. Ok, ma dovrebbe essere acceso anche il DHL. Ok, do ok. Quindi questo parte, altri indicatori qui dentro non ci sono, c'è soltanto la media 12, media 48, non ci sono altri indicatori. Ok, quindi abbiamo soltanto l'indicatore autociclo. Allora, anche per questo lo faccio sul 4 ore per te, Peppino, e per tanti altri. Se non avete tanto tempo, non dovete andare a vedere il minuto, perché il minuto poi vi porta a controllare una situazione di mercato che è sul minuto. Guardate i time frame H4, che è più tranquillità, cioè passano 4, 5 ore, 6 ore, 8 ore e ancora avete tutto lo spazio, anche perché se dovete lavorare con uno stop loss o con una copertura, non è che potete mettere la copertura sul minuto, che magari ve la prende e poi siete di nuovo punto a capo, cosa faccio, sono long, sono short. Sul 4 ore avete più spazio, quindi 4 ore, partiamo da questo. Il mercato su 4 ore purtroppo non è bellissimo perché abbiamo tutta questa lateralità, ma proprio per questo partiamo su questa idea qui. Allora, io direi di partire da qui e poi magari, se con il tempo permette, andiamo indietro. Quindi partiamo da questa situazione qui. Ricordiamo a tutti, anche ai nuovi, visto che siete tantissimi, allora, visto che stanno pubblicizzando i webinar, che sono l'unico che riesce a fare i webinar senza pubblicizzare, perché alla fine la pubblicità è vietata e io faccio dei webinar di didattica, quindi è chiaro che il broker può pubblicizzare anche questa cosa, è una cosa molto bella, non è da tutti, ok? Quindi è comunque didattica, sembra che non mi metto a fare trading o analisi, vabbè, le faccio lo stesso, però non mi metto a spingere su analisi e mi passo l'oretta così, preferisco la didattica. Allora, partiamo dal 4 ore. Okay, partiamo da una situazione che comunque, visto che faccio io il webinar e io sono un trader ciclico, mi baso sui cicli perché non vado a inventarmi altre cose. Quindi in questo minimo qui io so che questo è il minimo di Gauss e quindi non si scappa. Ok, facciamo. Mettiamolo giallo perché ormai abbiamo definito che era giallo, anche se tra metodo fascia e cicli i colori sono sempre gli stessi, a parte che qui la campana gaussiana è tratteggiata. Ok, ma è la stessa cosa. Allora io so che qui parte un ciclo 1, giusto? Allora, scusatemi, potrei aggiungere a questa situazione il metodo fascia per avere ancora più informazioni. Allora, io faccio una situazione del genere, metto anche il metodo fascia, che così avete tutto quanto quello che occorre per questa situazione. Allora, che poi ci sono dei filtri, dov'è l'indicatore fascia? Non l'ho visto. Fascia trend 2.0 sarà l'ultimo. Cioè, allora, immaginate che tra metodo fascia, tra l'M4 fasi, tra i cicli, sono tre indicatori compatibili. Perfetto. Non è che speri di leggere la chat, hai il tempo di farlo, Peppe, ci vogliono 5 minuti, ma ti ripeto, ultimamente non sono neanche portando a fare 80 messaggi, ieri avrò fatto 5-6 messaggi, insomma, no? Allora, mettiamo il metodo fascia, metto tutto a posto, metto il dander, metto spento, intanto non mi interessano, tutto spento, questo lo metto spento, così non rompo le scatole, cioè io sto facendo le impostazioni del fascia, che sono queste, no? Tutto false, non mi interessa, questo per le linee verticali, non mi interessano per il momento, lascio tutto spento. DLL è acceso, non metto la password, vediamo se me la richiede. Ah, non la richiede. Perfetto. Allora,
caso del metodo fascia, io potrei anche inserire che mi mette le righe, ma non mi interessa, non lascio solo questo esempio. Nella nuova versione che è già pronta, si cancellano le righe precedenti, rimangono solo le ultime tre, per esempio. Però vabbè, tanto a me non danno fastidio, lasciamo stare. Allora, partiamo da qui, abbiamo detto. Siccome il metodo fascia e il metodo ciclico vanno a braccetto, io quando ho fatto il metodo ciclico sapevo dove entrare. Per semplificare, ho fatto il fascia, che allora se fascia ti dice con una buona probabilità tecnica che quando c'è il primo istogramma verde, che è questo, ti dà un segnale long. Il segnale long te lo dà la linea verde, ok? Quindi volendo, l'entrata non è questa linea verde. Quindi la cosa che dovete cominciare ad avere dentro è che il segnale long è all'interno di queste due righe. Quindi anche se il prezzo sta in laterale, ritrazza, mi tocca la linea verde sotto, fino a quando non mi dà un segnale short, io all'interno di questo ho un segnale long. Quindi questo è un segnale long. Notate con che come ho semplificato il tutto. Io ne vado molto orgoglioso di questa cosa. Ok? Poi, ci sono cose che magari tanti non riescono a capire, dicono, ah, guarda, si è inventato una cosa. Non mi interessa quello che dicono su di me. Io so che ho fatto una cosa che secondo me è molto bella. Ok? Andiamo a vedere. Questa era una situazione long. Se io dovessi entrare con questa operazione long, scusate se lascio il grafico piccolo, ma possiamo andare anche a vedere, tanto poi lo rimettiamo grande, lo rimettiamo piccolo. Andiamo a vedere la situazione da adesso. Se io adesso entrassi qui long. Allora, prima cosa, ho il metodo ciclico, che mi dà delle informazioni, i cicli, la lettura. Posso usare anche solo il metodo fascia. Io vi sto facendo un discorso partendo da zero, quindi voglio farvi vedere tutto. Ok? Quindi io so che questa qui, prendiamo la freccia all'interno, questa zona qui è una zona long. Se io entro long in questa zona qua, dov'è che mi devo mettere lo short? Dov'è che mi metto la situazione di copertura? Allora, copertura, mettiamo una trend line, la mettiamo in questo caso. Siccome diventa un supporto, la mettiamo quello del colore del supporto, la lasciamo verde tratteggiata perché mi va bene lasciarla così e vediamo. Ok, questa linea qui, anzi, se cosa, normalmente la dovrei mettere rossa perché è una situazione short. Quindi evitiamo l'idea che il rosso è resistenza verde supporto, la mettiamo rossa perché adesso me la devo cambiare. Mettiamola rossa, perché rossa vuol dire che è la stessa situazione del segnale short di metodo fascia. Quindi io dovessi entrare short se sono entrato più long sul minimo del ciclo. Quindi scheda. È una cosa che si deve fare all'inizio. Foglio di carta davanti. Si scrivono i punti, si prendono appunti, si costruisce un metodo e si lavora su questa strategia. Cioè, si deve fare questo. Non, ah, Paolo ha detto di fare questo. No, si deve lavorare su questo foglio di lavoro. Allora, quando parte un ciclo, e mi parte qui, parte il ciclo e si distribuisce così. Ok, una distribuzione classica, 1, 2, 3. Se il prezzo è 1, due cicli, partiamo sempre dall'idea che sono tre, poi le altre cose le guardiamo dopo. Se da qui è partito il ciclo e io qui più o meno sono andato long, perché il metodo fascia mi ha detto di andare long, qui sotto devo entrare short, quindi ho congelato la mia operazione di questo pezzettino qui. Saranno 15 pips, mettiamo 10 per scrivere più veloci, 10 pips. Quindi se io sono entrato long e non voglio perdere più di 10 pips e voglio guadagnare tempo, mi metto un ordine pendente, l'equivalente di un'operazione che ho fatto long, qui sotto, e ho congelato, quindi freezing, ho congelato la mia operazione di 10 pips. Perché se un ciclo da long diventa ribassista, togliamo un po' di roba e vi faccio vedere il perché. Se un ciclo da qui diventa ribassista, rompendo questo minimo qui, probabilmente la distribuzione diventa ribassista, quindi io ho soltanto un long di 10 pips di perdita. Tutto il resto me lo gioco poi in short, perché ogni breakout posso entrare. Se io entro ogni breakout, a parte che non lo farei sul ciclo 4, ma se io entro ogni breakout, dov'è che mi metto l'operazione contraria? Stefano? Dici?
Peppe, sei ancora lì? Cinzia? Pietro? Raffaele? Ferdinando, ciao. Francesco, dai. Eugenio? Dovevo prendere qualcosa da bere, mi sta venendo sete adesso. Allora, dov'è che se io entro short qui, per esempio, mi devo congelare l'operazione perché uso la tecnica di copertura. Dov'è che mi metto la situazione rialzista? Ok, va bene? Dai, altre risposte? Se io entro short qui, dov'è che mi metto la situazione rialzista? Sono entrato short qui perché questo ciclo qui diventa ribassista. Ok, se ho fatto il ciclo così, però normalmente sai dove entrare il short qui. No, 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 non al breakout precedente, no. Il breakout precedente, questa qui è una zona di pullback. In questo caso, se io entro short qui, ok, devo mettermi il long sul massimo del ciclo precedente. Ok, sul breakout qui sarebbe anche una tecnica giusta e si può anche fare. E proprio per questo dico: foglio la mano, si prende appunti e si va. Ognuno trova la sua, il suo metodo di via. Allora, io ci sarei arrivato dopo a questa definizione qui. Se io adesso qui entro short e mi metto una regola, non voglio, scandiamo le parole, non voglio che la mia operazione abbia un distacco di più di 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 pips dall'operazione precedente. Cosa vuol dire questo? Che nel mio voglio che l'operazione non mi perda più di tanto. Quindi se il breakout di questa zona qui è vicino, posso utilizzarlo. Se magari questo qui è vicino, posso utilizzare questo. Se da questa zona qui dove sono entrato short, da qui sono 70 pips, non lo faccio. Cioè non è che mi metto un ordine pendente long qui, mi metterò un ordine pendente probabilmente in questa zona qui perché voglio rischiare 10-15 pips. Quindi non è detto che devo attenermi ai livelli, posso mettere anche uno stop fisso. Però io consiglio di guardare entrambi, sia il livello. Perché se magari questo livello qui è distante, che non so, 18 pips, sai cosa? Piuttosto di metterlo a 15, me lo metto a 20, ok? Quindi un po', diciamo, di personalizzazione ci vuole. Personalizzare vuol dire anche guardare il grafico, ok? Questa spiegazione qui magari è un po' non tanto semplice da capire, ma la guardiamo nel grafico, ok? Allora, questa è una soluzione per chi non usa lo stop. Allora sono entrato long, più o meno questa è la zona del long. Se voglio entrare short dovrei mettermi un ordine pendente. Gli ordini pendenti in questo caso li mettiamo, visto che sono rossi, li mettiamo rossi. Quindi mettiamo rosso. Che vuol dire che non è un ordine a mercato. Qui sotto. Cioè entro qui long, entro qui short. Logicamente l'ordine pendente che è la copertura lo devo cancellare ogni volta, ogni qualvolta che vado in positivo e dico ok. Sono 180 pips, per quello dico il time frame a 4 ore non suscita tanto stress. Mi metto un ordine pendente qui. Una volta che ho preso profitto per diversi motivi, allora, guardando questa tecnica qui, io consiglio un take profit. Allora, un take profit che o mi tocca la media 12 periodi, quindi questo sarebbe stato il primo take profit. Il prezzo torna giù, mi tocca qui, l'avrei chiusa qui. Vabbè, poi c'è un breakout in questa zona, potrebbe fare tanto long. Oppure comunque mettendo lo stop a pari cancello l'ordine pendente, oppure quando arrivo ad avere un segnale short in metodo fascia. Allora qui non sarei neanche uscito io dal trade, perché allora dobbiamo un po' rispettare i tempi. Dove finisce il ciclo 2 e il ciclo 1? Io penso che sia alla portata di tutti, anche se sembra una tematica difficile. Se c'è qualcosa, riguardate il video, mi richiedete. Questo poteva essere il ciclo 1. Fino a prova contraria sono 34 candele, ok? Che poi si prolunghi fino a qui, questo potrebbe essere il ciclo 1. Ok? Troppo lungo, questo potrebbe essere il ciclo 1. Troppo lungo, lo faccio finire qui, sono 35 candele, vanno benissimo. Quindi, a questo punto, se io dovessi entrare short di ciclo, anche se sul ciclo 1 io non lo farei, però facciamo la simulazione. Se notate, se notate, lo short, in questo caso, questo lo salto che è uno short piccolino, però è lo stesso, io posso dire, ok, io entro short di qui,
Io l'avrei saltato perché ancora i tempi non c'erano, però vabbè, ci sono delle regole da seguire. Io entro short solo sotto la media 48, è una buona cosa, è una regola. Oppure entro short quando c'è un segnale di chiusura ciclo. Quindi ok, facciamo la parte diciamo più difficile. Voglio entrare short qui. Se no, mettiamo bianco perché è un ordine a mercato, quindi un ordine bianco. Se io entro short qui, dov'è che mi devo coprire? Io allora questo qui è andato a buon fine, questo lot cancello perché se entro qui short vuol dire che ho preso profitto di questo lot, giusto? Ed è andata. Per misurare il take profit, facciamo così, così ce l'abbiamo, ma ti ripeto, non è che mi interessa. Perché, determiniamo le frecce, i triangoli come take profit, va bene? Ci sta? Ah, vabbè, dai, lasciamo la lì. Allora, qui entrerai short. Dove mi devo coprire? Io entro short in questa zona qui, in questo spazio qui. Non ho visto l'entrata perché sul 4 ore ha dato un segnale short. Mi trovo qui in alto, sono qui, entro qui. Quindi va benissimo entrare nell'arco di questo spazio. Per quello che una volta ho fatto fare due righe, non una sola. Ok? Quindi anche questo è il perché ho fatto entrare due righe, perché tutto il tempo è lo spazio short. Per esempio, questo segnale short. Se arrivo qui in alto, sono comunque un segnale short, dico ok, se cosa entro short, intanto deve andare qui sotto. Ok? Però andiamo avanti. Se io entro short qui, la mia copertura, dove la devo mettere? Copertura, in questo caso long, perché entro short. Dove la devo mettere? Dove metto? Io entro short qui, quindi il long lo dovrò fare sopra questa zona qui. Dove lo devo mettere? Sul massimo assoluto? Sul massimo del ciclo precedente, quindi posso andare a vedere i corpi o più o meno i massimi, qui più o meno questa zona qui. Quindi io qui, se entro short, in questa zona qui mi devo fare un segnale long qui in alto. Allora, qui incomincia il dilemma di io faccio trading, ma non voglio avere long e short. Ragazzi, l'avere il long e short non è sbagliato se fatto con il contesto giusto. Sì, io entro short qui, non mi paga subito, entro qui, fa un breakout, entro long perché ho l'ordine pendente. Quindi qui non si scappa, c'è un long aperto. Quindi c'è un long aperto qui, quindi da verde lo metto bianco perché nella simulazione che sto facendo voglio che sia tutto ordinato, lo metto bianco, quindi vuol dire che sono short da qui e long da qui. Quindi sto congelando adesso più o meno un 100 pips. La distanza che io dicevo prima 10, 15, 20, 30 pips, chiaro che su un H4 sarà impossibile mantenerla, sull'H4 ho una distanza molto più ampia. Visto che parlavo di soldi, se io qui ho 100 pips, vorrei dire che se io entro qui contrario a 110 pips, più o meno 100 pips, se uso un 0,10 ho congelato 100 euro. 100 euro fermi. Bene. Questo short qui. C'è un'altra dinamica. Allora, io sto chiudendo dei cicli e io ho fatto uno short qui. Prima cosa, io devo entrare short perché possibile è che lo short mi paghi tanto, anche se siamo in un ciclo 1, ormai sappiamo che i mercati fanno quello che vogliono, non c'è una logica, però è possibile anche che continui a farmi un ciclo 2 a nuovo massimo, quindi entro long da qui. Bene, qui ho un secondo segnale short, questa zona qui. Questa è anche un'altra tecnica. Siccome io sono short da qui e sono short da qui, essendo short da qui, allora datemi l'ok se mi state seguendo fino a questo passo. Fino a questo punto avete seguito tutti la spiegazione. Mi date l'ok così proseguo senza lasciare indietro nessuno. Ci sta? Sì, ok. Allora io sono short da qui e sono long da qui. Che cosa succede nel mio conto se io sono long e short? Allo stesso tempo, con la stessa size, ho congelato. Ma cosa succede nel mio conto se io sono long e short e uso un conto di hedging attivo? Non usufruisco del margine, quindi questo vuol dire che per il momento non sono a mercato. Sto guadagnando in long, sto perdendo in short, sto guadagnando in short, sto perdendo in long. Quindi è la stessa cosa, l'unica cosa è il costo dello swap di notte, un paio di euro. Ok? Va bene, però alla fine io sono bloccato in questa situazione qui, quindi non sono né long né short. Sebbene sono short, sono anche long, non sono né long né short. Quindi congelato, freeze.
Poi, siccome voglio togliermi da questa situazione e voglio continuare a fare cassa, definizione che ho scritto più volte, io devo entrare short, vedo un altro segnale short e entro short in questa situazione qui. Io la metto qui la freccia, ma ripeto, dipende da dove si deve entrare, ma ci stiamo quel tempo, sì, dai. E io entro short più o meno in questa zona perché questo qui è un altro segnale short. Al limite io posso mettermi anche la freccia qui, non mi interessa, però ripeto, all'interno di questo frammento rosso io entro short di nuovo. A questo punto cosa succede? Questo è un long che io cancello perché ho guadagnato, long era questo che ho guadagnato con questo triangolo. Cosa succede adesso? Siamo vedere il canale come ha funzionato. Quindi quando il canale funziona, ragazzi, copiatelo, mettetelo lì perché potrebbe essere l'idea che arriva il pivot, me lo sfiora e poi arriva il pivot che è qui, vedete che il canale ci sta. Però se arriva adesso, io chi se ne frega di 3-4 pips, me li porto a casa lo stesso. Ok? Bene, allora io adesso per il momento sono qui, ho uno short, un long, un altro short, quindi sono esposto con un'operazione solo in short e devo guadagnare questa in perdita perché è andato su, torna a essere uno short a pari. Volendo, c'è una situazione che è un po' strana, o cancello uno short oppure lascio solo uno short oppure mi dico ok, è la stessa zona, ne faccio uno solo. Essendo in un ciclo 1, io ne avrei fatto uno solo, ma nella spiegazione vi dico che siamo con due short, però nel contesto del ciclo 1 ne avrei fatto uno solo. Okay? Però andiamo avanti con la tecnica così com'è. Bene, io se sento short qui, dov'è che devo entrare long? Se di nuovo per coprirmi, chiaro, la stessa zona, bravissimo Enrico, la stessa zona di dove sono entrato prima, perché sono ancora nel massimo del ciclo. Il massimo del ciclo è la linea bianca. Quindi di nuovo mi metterei un ordine di copertura qui. Che però, se notate, non viene eseguito se non che viene eseguito qui. Ok? Quindi questo long, questo secondo short qui ha una copertura di altri 110 pips, 120 pips, più o meno dipende da dove sono entrato qui, la copertura è più stretta. E attenzione, attenzione ragazzi, attenzione. Oi, 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 oi. Attenzione che andiamo a vederlo sui cicli che mi sa che chiudo. Sono 9:10:04, la candela delle 10. Ai 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 ai, candela delle 10. Io non ho guardato neanche oggi. Sono dei dati sull'Europa, mi pare. Sono domani. Oggi è mercoledì, un attimo solo che sta pagando bene. Allora, ci sono dei dati tra 5 minuti, tra 40 minuti, ma niente di importante. Nel pomeriggio alle 13 sono i verbali del FOMC, dell'MPC. Scusate, sì, c'è qualcosa di americano, ma cani, avete visto come? Allora, attenzione che qui si parla di fare il malloppo perché sono un lotto su tre conti, tre lotti, quindi entrato qui come ho detto, quindi qui c'è il canale, qui ragazzi, mi sa che pivot, ragazzi, non se ne parla più, pivot. Chiuso una. Chiuso due. Chiuso basta. Non ho altri da chiudere? No, basta. Chiuso una, due, tre. Quindi proprio sono contento di averle chiuse. Fammi vedere dove sono. Questa qui. Sì, ci sta. Allora, un attimo solo che voglio vedere già di illuminare qualcosina su questo conto. 2, 13. Un attimino solo. Possiamo chiudere queste, sì. Così pesano poco, però. No, pesano troppo poco. 2, 3, questo di 1, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 2, 3, questa. No, questa. No, questo immagine lo lascio. Ok? Vedete? Vedete? Guardate il canale, ragazzi. Guardate cosa vuol dire il pivot e cosa vuol dire il canale. Adesso può anche andarlo a prendere, ma chi cavolo se ne frega? Questo trading, cavolo, io non so perché tante volte qualcuno mi scrive la sera, ma volevo prendere il pivot, me l'ha sfiorato, che sfortuna. Non è stata sfortuna, è stata che tu sei stato, tra virgolette, senza offesa, un coglione. Perché arrivare a questo punto qui tu devi chiudere.
Va bene? Però andiamo avanti. Dopo ragiono sulla chiusura dell'equivalenza. Intanto nel frattempo voglio vedere una cosa che è questa. Ma non è questo. Dov'è il conto? Ne ho dimenticato uno, ragazzi. Ah, no. Vedere se c'era solo questa. Ok, sì. Ecco, guardate, per esempio. L'operazione fatta 98,23 condivisa in chat, la stessa, mi sa che l'ho fatta nella stessa somma, più o meno era 98,3. La prendo sempre quando io apro un'operazione, mi prendo la somma della metà treta, quindi non so neanche guardare dov'era la cifra della metà treta. 98,2233, quindi ho preso veramente questo. Questo è il long che ho condiviso in chat. Chiuso. Ah, aspetta che finisco. Un attimino che così. Così chi non è per webinar cercava, ma l'ha chiusa, non l'ha chiusa. Avete visto il malloppo, cioè la malloppo, il guadagnato la giornata, se vogliamo così, no? Questo qui è il take profit. Cioè, il canale è. Ragazzi, potete dire quello che volete. Questo era il target, ma va bene, sono così. Poi può andare a prendere. Adesso dove me l'hai messa? Sotto? No, dove me l'hai messo? Però adesso non lo trovo più, dove me l'ha messo? No, non lo trovo più. Un attimo, solo perché. Ah, ecco, non ha senso. Trovo. Ok. Quindi nel contesto io oggi, per quando io scrivo, ragazzi, per me oggi basta, ciao ciao. Sapete cosa vuol dire fare 500 euro in un conto al giorno? La cosa che voi non vi rendete conto come si fa a vivere di reddita o di trading in questo call. Se avete un conto da 20, 30, 40 mila euro e mettete un'operazione a un lotto e vi va male, ok? State fermi 2, 3, 4 giorni a settimana, a meno che proprio non vada malissimo, però dopo un po' si può fare un'altra operazione. Quindi questi 500 euro fatti che oggi sono veramente una follia, è una cosa talmente semplice da fare, è un conto grande. Un conto piccolo sei sempre lì a stringere le chiappe perché hai paura che ti vada dall'altra parte. In questo caso, il trader ha fatto questo, io ho preferito prendere 500 euro, che sono 500 euro, e non star lì a fare il cretino. Ok? Torniamo alla nostra operatività, alla nostra tematica di oggi. Quindi torniamo qui, tanto vedete che si sono spostati i tempi, questo qui non è finito qui, il ciclo è finito qui, quindi a fine tutto quanto è replicabile ed è la cosa più bella che esiste. Il ciclo ha avuto un ciclo un po' più ampio, ok? Ci sta. Non vado a cambiarli, per me continua a essere questo. Questo è il ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Non abbiamo ancora, vedete, questo è il max caos. Primo max caos, primo momento, ancora non è finito, quindi questa è la zona del max caos. Se notate, se volevo chiudere qui dove è arrivato, ho aspettato la chiusura del 3 e poi è partito, del 2 è partito con la situazione nuova. Tanto sta arrivando, arriverà anche il più, ma chi se ne frega. Io ho fatto cassa della cosa più genuina che esiste. Va bene? Ok, allora andiamo avanti sul nostro schema. Tanto mi fa piacere che sta ritornando su e mi va bene così. Allora andiamo avanti. Vediamo se riesco a sistemare il triangolo. Ecco. No, non lo vuole spostarli. Vabbè, non importa. Allora, abbiamo uno short qui, un long qui, uno short qui, un long qui. Allora, questa cosa qui, io ho visto che è uno short qui ed è nella stessa zona, difficilmente lo vorrei fare, però facciamo il conto che io avessi fatto un altro short. Quindi adesso qui sono esposto con due short contro un long qui in alto. Quindi ho congelato solo 100 pips, sono short di un'operazione sola che ho la copertura qui. Allora, visto che il trade poi va in laterale di qua di là, qui sopra c'è un segnale long che. Il segnale long in questo caso non viene, come neanche del resto, neanche questo non l'avevo neanche tenuto conto, però va bene lo stesso. Ormai ho fatto l'esempio così, però questo short qui non era da fare perché vedete che il prezzo non va neanche qui sotto. Quindi torniamo un attimino indietro, scusate la poca concentrazione, ma
non l'avevo visto. Questo lo cancelliamo, quindi questo non esiste. Devo andare di regola nel metodo perché sennò poi nella spiegazione viene fuori un casino, no? Ok? Quindi non ho fatto questo short perché il prezzo non è andato sotto la linea rossa, quindi non ho la copertura. Bene, il prezzo continua ad andare su. Ok, qui c'è un segnale long. Se notate, da metodo passa per chi l'ha fatto, questo è un segnale long, ma non ha dato neanche qui. Vedete che ha fatto solo un istogramma solo, quindi addirittura con il secondo non è riuscito a rompere, quindi non è un segnale fascia perché automaticamente non mi mette neanche la linea verde perché non esiste. E andiamo avanti. Segnale short qui. Questo qui sì, faccio lo short. Mi metto la copertura. Allora, nel contesto che io uso i cicli per fare trading, nel contesto che comunque i cicli funzionano, automaticamente ho meno coperture, giusto? Mettendoli nei livelli giusti. Quindi avendo la possibilità di aver messo qui sopra un ordine pendente dopo questo short che volevo fare, anche se qui ci vorrebbe un po' di idee, perché se io faccio un short su un ciclo 1 in chiusura, ma tecnicamente lo devo fare. Ok, quindi ho uno short qui e mi metterei sul massimo del ciclo, quindi questa zona qui, long. Vedo che il long mi viene eseguito in questa zona perché è l'unica zona che rompe questa zona alta. Quindi, se sono entrato short qui e non qui, che ho modificato per essere corretto, se io entro short qui, vedete, non paga subito, non va in copertura. Passano 12 candele a 4 ore, quindi passano veramente dal 22 luglio al 26 luglio, passano 4 giorni. Quindi, il trader vuol dire che deve anche aspettare, però, se fai 100 pips con H4 va anche bene. In questa situazione qui, long, vedete che il prezzo qui avrebbe rotto a rialzo, ok? Con pochissimo, quindi alla fine, se io ho questo short, il long me lo traslo qui sotto, cancello l'ordine pendente e io sono costretto. Allora, sono costretto a una cosa perché normalmente si parla di una chiusura o di una rottura del massimo assoluto. Se io vado a vedere che questo qui è un massimo e qui l'ha toccato, purtroppo lo devo tecnicamente, è un segnale long, lo posso fare. Questo anche per chi usa il metodo fascia light, che puoi dirgli di fare long e short. Adesso dovrei capire, magari tu, Leo, che ce l'hai davanti. Vabbè, dopo poi andrò a vedere se non dico all'indicatore di farmi long e short, però non di chiudermi l'operazione. Quindi avrei automaticamente questa operatività in automatico usando il fascia light che mi fa sia lo short che il long, però non me le chiude. Quindi in automatico si congela l'operazione. Ok? Magari vediamo di fare una simulazione in un conto demo, magari per farla vedere a tutti, no? Va bene, in ogni caso qui sono long, qui sono short. Se notiamo, long non sta pagando, però quando arrivo qui il prezzo paga di 54 pips, diciamo che arriva qui di nuovo nuovamente e si paga 34 pips. Allora, io devo fare il conto che l'operazione, non sono un cretino, quindi da questa zona qui a questa zona qui, il mio take profit purtroppo non ho come qui un livello di, adesso l'ho disegnato qui, poi non avrei mai preso i massimi assoluti, però io diciamo che guardando come si sta muovendo il prezzo e tutto il resto, non, quando guadagno 30 pips minimo, minimo ho guadagnato. Quindi facciamo conto che io ho guadagnato con questa operazione fino a questa zona qui. Ok? La mettiamo qui, però vi ripeto, è soggettivo perché il take profit poi non è assolutamente da qui fino a qui, perché 55 pips non li avrei presi, ma arrivi a 30. Comunque, per segnalizzare che quando sei in guadagno di minimo 20 pips non perdi più. Allora, se io questa posizione qui è in positivo, o posso piramidare, quindi farmi un altro short qui, o stare fermo. Siccome però qui ho un long eseguito, questa la cancello perché ho preso profitto, e adesso, visto che sono a mercato, prima ero qui patta, long e short, a questo punto ho solo un long aperto. Ho preso profitto con un long, ho preso profitto con uno short, però ho un long sui massimi. Come la mettiamo questa situazione? C'è una regola che se il prezzo mi va in positivo di minimo 15 pips, 20 pips, 30 pips, 10 pips, 40 pips, una regola che dovete mettere voi, vuol dire che minimo quando arrivo a 15 pips metto lo stop a pari o prendo profitto. Queste sono le dinamiche. Quindi proprio per questo io adesso vi segno soltanto le situazioni quando sono andati in profitto. Cioè, quelli che avrei chiuso in una maniera o nell'altra, magari questo l'avrei chiuso meglio a 100,
E questo magari l'avrei chiuso peggio, visto che pagava 55, l'avrei preso a 25, a 30, che ne so. Ok, andiamo avanti, sempre seguendo la dinamica ciclica, perché questo è la fine di un ciclo e continuo a farmi conteggio. Quindi è richiesta la lettura dei cicli, quindi il metodo ciclico, che poi piano piano con queste metodologie si continua a leggere su minuto, quindi si sta andando veramente bene, e questo è il ciclo 2. E ci sta. Ciclo 2. Bene. In questo caso qui, che il ciclo 2 è questo, finisce qui la linea bianca. Quindi questo non è un ciclo 2, però per il momento io so, per semplificare il metodo ciclico, aprite bene orecchie, testa, mente e occhi, per semplificare l'andamento ciclico io sono costretto di lettura ogni volta che la campana gaussiana bianca, quindi la linea bianca ciclica, mi fa il suo movimento a forma di campana è un ciclo, quindi non devo essere un esperto di capire chissà cosa e perché, come, quante candele, ma Paolo ha detto 10 candele, 15 candele, non me ne frega niente. Ciclo, 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 ciclo. Quindi un ciclo, campana, chiude, campana, chiude, campana, chiude, campana, chiude. Quindi anche questo, che era un ciclo, questo qui è un ciclo, che poi sia il ciclo 2 non mi interessa, io sto guardando i cicli nel contesto. Quindi posso avere le nozioni di lettura ciclica, come posso anche non averle, non mi interessa, faccio trading lo stesso. Ok? Guardate, ciclo 2. Io sono long da qui per motivi di causa di copertura, che era questa zona qui, sono long. Allora, io ho chiuso il mio short da qui, quindi avevo uno short che comunque avrebbe pagato fino a qui, qui c'è un altro short. Allora, io sono in una situazione di ciclo rialzista o ribassista. Uniamo un componente. Sono in un ciclo rialzista o ribassista? Una cosa, da cosa riconosco che è un ciclo rialzista? Cosa riconosco che è un ciclo ribassista? Foglio. Faccio così per sto prima. Ok? Se un ciclo è ribassista, diventa sotto questo minimo qua. Quindi per il momento ho tutti i cicli rialzisti, qui sotto non c'è andato, rialzista, qui sotto non c'è andato, rialzista, qui sotto c'è andato, diventa un ciclo ribassista. Quindi il ciclo ribassista è quando rompe queste zone qui, che io li chiamo, come li chiamo questi? Open. Adesso qui scrivo solo open. Open price ciclico, quindi l'apertura del ciclo. E non si... Poi, quando un ciclo è rialzista, il breakout del massimo. Ok? Quindi un po' di nozioni di tutte queste cose si devono avere, perché sennò non andiamo più avanti. Andiamo avanti. Questa qui, siccome io uso sempre gialla, la metto gialla. In ogni caso, quando uso questa metodologia, in ogni caso, anche se non uso la metodo così, ma uso guardare i grafici, tutto il resto, l'open price dei cicli deve essere sempre un livello che io mi segno. Quindi giallo, l'apertura del ciclo 1 era questa, qui sotto non c'è andato, oppa, ho sbagliato, qui sotto non c'è andato. Ok, quindi mi rimane scoperto. Siccome non mi interessa più il ciclo 1, lo posso sul ciclo 2, che è questo, ed uso una linea sola, non mi interessa. Se io il prezzo è partito qui, guardo USD/Yen. Che è successo di USD/Yen? Stavo morendo? Sta scendendo? L'euro-dollaro cos'è, Pietro? Vabbè, l'euro-dollaro sta salendo, probabilmente starà salendo anche lui. Se stava facendo quello che fanno l'altro giorno, ma probabilmente, infatti vedete, l'avrebbe pagato di più, ma probabilmente starà scendendo a questo punto. Saranno usciti dei dati. Non so, andiamo a vedere. Non si è bloccato. Prima si è bloccato. Come si è bloccato? È proprio qui. Ai, 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 i mercati saranno andati, hanno sparato qualche cannone al contrario, i russi, non lo so, guarda, non ci sono dei dati sul, non ci sono dei dati. Vabbè, adesso è uscito qualche news. Lagarde continua ad alzare, il BCE continua ad alzare i tassi nonostante il clima. Il BCE si mette contro l'andamento dell'euro dollaro, siete bravi. La Fed ha alzato i tassi.
Sì, non c'è niente, non ci sono dati, ci sono movimenti che vanno a sapere il perché. Vanno a sapere il perché di questo. Probabilmente la catena d'oro sta facendo come l'euro d'oro la salita. E benché venga un segnale long. Quindi la giornata di ieri è stata una giornata che sicuramente di prese di stop loss, di conti bruciati, di piccolini, perché così è il mercato. Quindi la mia teoria di dire hai un conto piccolino, mettici 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro. Non è sbagliata, però ognuno è consapevole di quello che fa. Se nei conti piccoli, se sei esagerato, devi avere il materasso per metterti qualcosina per tamponare. Quindi va bene? Ok, perfetto. Quindi bella il tuo intervento che mi hai fatto vedere l'EOS di Yen. Guarda che candela che ha fatto 300 pips di candela. me la rido, ma ci sta. Nel contesto che poi guardate, Max Chaos, adesso questo è un segnale short che non si poteva più fare perché è un segnale comunque di candela lunga. Ok, torniamo a noi perché sennò non finiamo più oggi. Ok? Non disturbi, queste cose qui vanno dette, Pietro. Anzi, perché è anche bella da vedere, anche perché nel contesto di concentrazione, se dovessi essere stato a far trading concentrata, che a me mi interessava veramente solo prendere a me, come diceva Scorsi, a me interessava prendere profitto, quindi mi interessava veramente solo il trade che ho fatto secco fino al pivot, ma volendo si poteva tenere io, assolutamente. Prendo profitto. Ciao ciao. Ok? Allora, questa è una situazione short di ciclo che diventa ribassista. Quindi, dopo che ho fatto questo trade qui, che mi trovo in questa situazione qui, lo devo fare lo short. Se avessi un long aperto, devo mettermi la copertura sotto il minimo del ciclo, come ho fatto qui, che però non è mai andato. Quindi, volendo, in questo caso, visto che ho l'open price, la copertura è sempre la linea rossa. La dovrei aver fatta, quindi dovrei aver fatto adesso uno short su questa zona qui se ho delle operazioni long di copertura. Ricordiamo che questo short qui l'ho chiuso, quindi sono scoperto con un long qui in alto. La freccia bianca vuol dire che sono trade mercato. Quindi qui sotto, dove io ho un segnale short, devo fare uno short. Lo posso fare addirittura sull'open price, quindi per me equivale ad un altro short in questa zona. Quindi nuovamente. Dopo aver avuto un centinaio di pips congelati, ho preso profitto di un'altra operazione, ok, di 40, 30, 20 pips, quindi ho un long preso in posizione, guadagnati, uno short preso in profit, un long aperto, un long short aperto. Quindi fino al momento ho il mio conto con il margine tranquillo, posso andare a dormire tranquillo, posso andare a tagliare l'erba, posso andare a mangiare il gelato, posso fare quello che voglio, tanto il mio conto non si brucerà perché sono in copertura. Che soluzione ha questo? È alimentare la serenità. Ok? Chi è? 10:24. Chi se lo immaginava che oggi uscivo un webinar così? Ok. Quindi. Si alimenta la serenità perché tanto sono long e short e non ho problemi, non perdo, non posso ho tutto il tempo per decidere. Bene, quindi vado a fare una situazione long. Prima cosa controllo i cicli. E il ciclo ho chiuso qui, quindi parte un altro ciclo. Quindi automaticamente la metto, ma intanto non è che mi serve perché tanto sono già short, però volendo, questo qui è di nuovo l'open price. Ricordate che gli open price sono i minimi di Gauss o i massimi di Gauss sulle parti alte. Quindi questi sono i minimi di Gauss della campana gaussiana bianca. Mettiamolo anche qui, minimo di Gauss. Allora, togliamo questa linea rossa che non ci serve, ma era l'entrata short. In caso c'è entrato long qui, lo short andava fatto qui, non ce l'ho più, lo cancello. Però tutti i livelli dei minimi di Gauss me li segno d'ora in poi e so che se mi rompe il minimo di Gauss il ciclo diventa ribassista. Allora, statisticamente ho un tempo, cioè dopo 35 candele normalmente non si entra più short perché è finito il ciclo, deve ripartire il prossimo. Però tecnicamente lo potrei aver fatto. Quindi io sono short qui, sono long qui. Questa operazione qui mi va in positivo di 30 pips, anche qui la regola, la devo chiudere, vedete qui, poi mi si manifesta anche un segnale long subito dopo, siamo qui a fine corsa, il segnale linea rossa taglia la linea bianca, è un segnale long, prezzo che deve andare sopra la 12, quindi io sto guadagnando con questa operazione qui aperta sull'open price, sto guadagnando 25-30 pips, al limite me la chiuderei a pari, ma non perderei più. Ok? Quindi in ogni caso, comunque se io entro short qui e comunque prendo profitto, sarei dovuto mettermi in una situazione rialzista di congelare qui in alto. Ma se notate, fino adesso non ho congelato, cioè non sono andato long e short, poi di nuovo un long,
riesco a gestirmi queste cose. Perché riesco a gestirmi questa cosa qui? Perché anche qui, dove sono entrato sull'open price, con un po' di furbizia, ok, mi trovo in questa situazione qui dove il segnale dà un long in questa zona qui, ho guadagnato 30 pips, ve lo segno così, è un guadagno. Quindi il minimo minimo che devo guadagnare, diciamo, è un 20 pips. sì, ma sarà anche l'euro yen sarà sceso. Adesso andiamo a vederlo. L'euro yen sarà sceso comunque. L'euro yen comunque sta scendendo. Questo è molto. Allora, sì, ma l'euro yen comunque è destinato a scendere perché è una vita che saliva, quindi a un certo punto adesso sta mettendo giù la testa. Guarda, dopo tutta questa salita, si sta che ci siano queste. Guardate che roba. 180 si sta. Per i robot va a spasso adesso. Ok? Bene, allora abbiamo tre operazioni chiuse, buono, in positivo, lo short è stato fatto, questo lo cancello, non esiste più, ho preso profitto e vado avanti. Qui ho un segnale long, ok? Qui ho un altro segnale long. Allora a questo punto cosa faccio? Questo long lo faccio. Quindi io ricordatevi che questo abbiamo un long scoperto qui, fino a prova contraria non ho nessun long. Se io arrivo vicino a questa zona qui, sono scoperto di più di 30 pips, non più di 100. No, solo 30 pips aperti. Li segniamo. Li disegno con un rettangolo blu. Sono scoperto di 30 pips. Questo qui. Ok? Se mi dai un altro segnale long, in base alla linea bianca del ciclo, posso farti una seconda apertura long. Se io entro long qui, questa zona qui, può essere questo oppure questo, dipende dagli orari, quando sono a mercato. Dov'è che mi metto la copertura di questo long? Pietro? Roby? Ishi? Stefano, dov'è che mi metto la copertura di questo long? Io sono long da qui, non ho coperture, perché lo short l'ho chiuso, quindi mi sono scoperto a un certo punto, quindi ho scongelato l'operazione e voglio entrare long di nuovo qui, però siccome questa è già scoperta, non voglio rimanere scoperto con due. Devo a un certo punto congelare nuovamente questa operazione. Come faccio? Dove lo faccio? Molto importante che mi rispondiate a questa cosa perché si aggiunge un altro aneddoto del sistema. Dove metto un ordine pendente short di questa operazione qui? Pietro? Dai, avanti, avanti tutta. Stefano? Peppe, dai. Bravo Francesco, bravo. Bravo, però non è completa la risposta. Perfetto, allora abbiamo l'open price. Quindi io, siccome non ho altri segnali short, il primo segnale short ce l'ho qui, mi metto un ordine pendente sotto l'open price, sulla zona dell'open price, ma attenzione, questo ordine pendente. Che cosa deve manifestare in questa zona? Io lo so che dopo di questa cosa qui vi si apre un altro mondo perché tanti di voi non sanno gestire, no? Quindi sicuramente dopo questo appuntamento qui avrete le idee più chiare. Questo short qui, come lo devo gestire? Siccome ho un long qui che non ha pagato, qui non è arrivato a aprire lo short, cioè, se io dovessi arrivare qui sotto, devo aprirmi lo short per coprire questa operazione, giusto? Allora, mettiamo il caso che qui se è una posizione da 1, mi apro un'operazione da 1. Però adesso nel contesto io ho due operazioni concatenate, perché ho voluto aprirne due. Quindi queste due le unisco con una trend line, metto una trend line tratteggiata per dirvi che le ho unite, nel senso che per me equivale ad avere, o meglio, il conto dice, ok, tu hai due long, non mi interessa come le hai fatti, qui hai due long, uno qui, uno qui. Quindi questa operazione qui che devo fare di copertura diventa un'operazione. Di copertura per due. Quindi è un'operazione che deve coprire, congelare non solo questa, ma anche questa, perché se no rimango scoperto con due, se ne metto per uno, rimango scoperto sempre con una. No, le congelo tutte e due. Qui da qui in poi io sono flat. Nel senso che sono long e short, quindi sono come se avessi il conto flat, vado a tagliare l'erba, vado a dormire, ne vado a mangiare con mia moglie,
vado a fare un giro in moto, vado a fare quello che voglio, ma io so che il mio conto non avrà sbalzi. Sarà sempre lì quando io riaccendo il computer, il mio conto sarà sempre lì. Ok? Bene, mi piace questa. Vedete che l'operazione però non è mai andata, la copertura non è mai stata aperta, quindi per il momento sono solo long di due operazioni. Notiamo che questa operazione qui è da tanto tempo che è aperta, però con questa qui, siccome il metodo fascia è fatto per questo, va in positivo di 70 pips. Quindi io adesso disegno così, ma vi ripeto, poi prendere profitto è un'altra arte, si deve capire quando prendere profitto, però ve la disegno così perché per indicare che anche questa posizione sarebbe andata in profitto. Prima cosa sarebbe andata questa in mega profitto e questa sarebbe andata o a pari o anche in profitto. Quindi in ogni caso io la disegno così perché per il metodo è importante segnare per capire dove siamo. Quindi avrei queste due operazioni. Questa la cancello perché l'ho chiusa in profitto o a pari, questa la cancello perché l'ho chiusa in profitto e questo cancello anche là. Con catenaccio e cancello anche l'ordine pendente che non mi serve più perché intanto non ho più operazioni a mercato, quindi non ho, vediamo se riesco a prenderla, non ho più il bisogno di aprire una copertura, giusto? Siamo fino adesso? Proseguo? Long positivo, short positivo, long positivo, positivo. Il metodo fascia, il metodo ciclico con coperture. Finora ho avuto solo una copertura di 100 pips, ma l'ho coperta e l'ho richiusa. Va benissimo, no? Andiamo avanti, poi ditemi, ma è che Paolo riesce a essere profittevole, chissà perché. Perché mi sono fatto un culo così, sono 20 anni che studio. Quindi non è un dato di fatto che mi so gestire in qualsiasi situazione o nelle maggior parte delle situazioni mi so gestire. Ma lo possiamo fare tutti, l'unica cosa è la mente. È la mente. Noi siamo obbligati a fare quello che il grafico ci dice. Lo short di ieri era da fare, io non l'ho fatto, ma non è che mi sono messo adesso distrutto, non l'ho fatto lo short, preferisco non farlo. Nella mia mente ho detto di non farlo, però se si faceva lo short come dal grafico era no, assolutamente una cosa mega positiva. Poi ci si va di mettere i paletti, dico ok, sotto l'1 io non entro short, è un'idea, perché vedete quello che è successo adesso del dollaro yen, ok? Andiamo a vederlo di nuovo, cioè il dollaro yen adesso all'improvviso per qualche motivo ha fatto, guardate l'euro yen come sta scendendo, quindi il dollaro yen per qualche motivo ha deciso di fare questa candelaccia qui, ok? 300 pips, però direi che sull'euro dollaro dovrei aver avuto anche una cosa di 300 pips, ne ha preso solo 50, però se io mi faccio beccare senza copertura in una situazione del genere sono 350 pips, sono quelli che ti bucano i conti, ok? Quindi dipende da quello che vuoi fare, quindi impossibile, guardate anche l'euro yen, che a me va benissimo perché l'euro yen è una situazione strana, dopo tanto tempo adesso deve cominciare a scendere, ma mi ha dato sempre soddisfazioni. Un attimo che devo controllare questo. Che ha guadagnato così. Infatti c'è l'euro yen, ah, tutto a favore. Perfettissimissimissimissimamente, sono contento. Sono contento di questa situazione. Va bene, andiamo avanti. Eccolo qui. Fino adesso siamo flat. Allora io ho un segnale long qui, aspetto qui c'è un prossimo segnale short. Lo posso fare? Segnale short viene dato qui. Ciclo, se notate, questo qui è il max caos del ciclo. Perché fino a prova contraria, la campana gaussiana bianca, o meglio il ciclo, questa linea bianca, è arrivata qui in alto e sta chiudendo. Quindi questo era già il max caos, il segnale short mi viene dato qui, quindi in chiusura io lo posso fare. Vedete che di max caos tutto ritorna come se fossi ciclico, tutto uguale. Vado short da qui. Implementiamo. Se io entro short qui, dov'è che mi metto la copertura? Stefano, ci sei? Batti un colpo. Pietro, Ishi, dov'è che mi metto la copertura? Quanti conti si sarebbero salvati con questa cosa? Dove mi metto la copertura? Peppe, quanti conti avresti salvato se ti coprivi? Dove metto la copertura? Antonio, dai, Andrea. Benissimo, sull'open, scusa, sull'open,
sull'open price, sul max Gauss, o meglio sul massimo del ciclo, che è questo. Quindi io dovrei andare in copertura senza avere nessun altro segnale long, mi metto questa linea qui verde, la devo portare sui massimi assoluti e io entro short qui, più o meno in questa zona qui, entro long di copertura ordine pendente qui. Quindi un ordine pendente lo mettiamo del colore verde. Ok? Ci sta? Quindi ho uno short in macchina e un ordine che congelerebbe a 83 pips la mia operazione. Ci sta? Ok. Se io entro short qui, ho guadagnato? Certo che sì. Bene, allora anche qui, io sto facendo in base a un grafico bruttissimo del 4 ore dell'euro-dollaro, una lateralità incredibile, però va bene lo stesso. Dai. Questo. Io disegno così, ma ripeto, sarà quasi impossibile prendere tutti sui minimi assoluti, però un guadagno l'avrei portato a casa. Quindi cancello questo ordine qui che ho guadagnato, l'ordine pendente lo cancello tanto non è andato a buon fine, rimane questo il massimo del ciclo. Andiamo avanti, qui c'è un segnale long. Lo devo fare, giusto? Lo devo fare perché in ogni caso, anche se la distribuzione è rialzista o ribassista, non lo so, io lo devo fare. Quindi questo è un ordine a mercato long qui. Sono long qui, cambiamo il colore della freccia. Dai, ci siamo quasi arrivati. Ma purtroppo un webinar lungo, ma ragazzi, questo è un corso che uno dovrebbe vendere a... Datemi un prezzo per vendere questo corso, che poi lo vendiamo. 3.000 euro? Ragazzi, quanto sono bravo, sono una merda a volte. No? Però immaginate quanti ragazzi hanno fatto di una strategia, un metodo, l'hanno venduto, ne vendi 10, sei 30.000 euro sul conto per vendere un corso che io ti ho fatto in un'ora e mezza, 2 ore. Quindi ragazzi, perdonatemi, ma io ho un'avversione contro i venditori di corsi che mi dà fastidio proprio. Allora, allora, però che data e ora mette ordine pendente copertura, scusa, come data per data? Però che data e ora metti? Perché devi mettere una data all'ordine pendente? Se lo vuoi datare a scadenza, ma non serve perché tanto nell'arco di una giornata o 2 giornate puoi toglierlo manualmente, lo cancelli. Non occorre mettere una data, non metti neanche una data di scadenza. L'ora, non occorre mettere l'ora perché tu hai un livello di prezzo. Quindi se devi entrare long con un ordine pendente qui, devi entrare long a questo livello che è 1,02933. Ok? Va bene? Allora, questo long è da fare. Se io entro long qui, anche questo, non posso entrare senza mettere lo stop loss. In questo caso non metto lo stop loss, mi metto un ordine pendente che congeli. Se questo è un long, dove me lo metto l'ordine pendente? No, 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 Andrea, no, no. Questo qua, non puoi metterti un ordine pendente su un segnale short che ancora non ce l'hai. Questo lo vediamo noi perché abbiamo il grafico davanti, ma noi normalmente siamo qui. Se tu hai il segnale long qui, non vedi quello che viene dopo. Adesso lo vediamo perché il grafico è fatto. Quindi il grafico è fatto e dice sì, entro short, il prossimo segnale short. No, no, non puoi entrare qui. Qui non lo vedi. Tu sei qui e questo è futuro che non hai ancora sul grafico. Ok? Mi metto in visuale, tanto qui così lo tengo monitorato. Perfetto, vai, vai, vai che ce la fai. Allora, questa situazione qui. Ho un long qui, dove mi metto l'ordine pendente? Perfetto, non mi sale più questo open price, lo metto sull'open price dove è partito il ciclo. Come faccio a sapere che il ciclo è partito qui? Prezzo che va sopra la 12, campana gaussiana bianca che riparte, ok? Quindi è ripartito un ciclo. Ho un mezzo ciclo, non mi interessa, è partito un ciclo. Cancello questa roba qua, tanto questi qui ormai non ci servono più. Ragazzi, questo qui è un metodo con i muscoli di ferro, cioè nel senso che non ti interessa fare altro che fare solo il trading che devi fare. Non devi badare a nient'altro, basta correre così. Questo è il trading che devi fare, basta. Ok, quindi io sono long a mercato qui, dovrei entrare short qui, ordine pendente, quindi lo mettiamo di un ordine, un colore, in questo caso rosso, perché è short. Dovrei entrare short, se entro questo long mi sono coperto l'operazione di 117 pips,
sono in perdita di 117 pips, ma sono congelato, posso andare a tagliare l'erba o che ne so io. Ok? Bene, vedete che qui sono entrato long, ma nel frattempo si è manifestato un segnale short qui. Questo mi dice che la mia copertura, cancello l'ordine pendente, entro short qui. Quindi allora ho un ordine a mercato. Prendiamo questa freccia qui, la metto qui, tanto non ci serve. Ho un ordine a mercato che è questo. Ah, vabbè. Pensavo fosse bianca. Ed è un ordine a mercato, non lì, scusate, ho sbagliato a metterlo, lo metto qui in alto. Ho un ordine a mercato. Un ordine a mercato qui. Quindi io ho congelato l'operazione da qui a qui. 80-90 pips di congelazione. Ho congelato. Bene, siccome qui non guadagno, non perdo, sono a posto, io vado avanti, mi trovo qui un segnale long di metodo fascia, qui. Che devo fare? Devo fare. Allora, qui si determina un'altra cosa. Le cose sono due. Siccome io faccio un altro long qui, cosa vuoi da me in 2 minuti? Non toccare niente, lascia così e vai a passeggiare, non guardare i grafici, tanto di più non rompere più, perché stamattina alle 6 che mi stai scrivendo, capisco tutti, ma ogni 2 minuti scrivimi la posizione in guadagno di 300 euro, cosa faccio? La chiudo? No, perché è un robot, la devi lasciare lì, porca miseria. Sto diventando pazzo perché io capisco tutti, ma ragazzi, il mercato deve far diventare pazzi voi, non me. Andiamo avanti. Ok. Allora, andiamo avanti. Violino, perché poi magari qualcuno fraintende male. Allora andiamo avanti. Sì, perché l'euro yen è da tempo che stavano aspettando tutti, adesso che sta scendendo, tutti sono in panico perché hanno visto le operazioni. Quando l'operazione è in positivo, goditela, cavolo, non salivano per le scale. Boh, andiamo avanti. Posizione long qui, short qui, long di nuovo qui. Quindi io devo prevedere che questo long qui devo anche coprirlo. Come lo devo coprire? Allora, o mi metto un ordine pendente sull'open price del ciclo, in questo caso non ha più senso perché l'open price non è più questa. Se notate, questo era l'open price, quindi l'open price, ricordate di marcarvela come sempre, minimo di Gauss, che è questa qui, la linea bianca, quello precedente. Se andiamo a vedere questo minimo qui, è anche un minimo di Gauss, anche se è un mezzo ciclo, non mi interessa. Quindi l'ordine pendente che io ho qui, che avrei messo in macchina per questa operazione qui, che l'ho cancellato perché sono entrato short qui, per questa operazione qui l'ordine pendente non è più l'open price, ma è di nuovamente questa zona qui. Quindi o lo metto sull'open price, in questo caso prendiamo questa che non mi serve qui, oppure in questa zona qui. In ogni caso io metto un ordine pendente qui. E questa, anzi, facciamo così, visto che ce l'avevo da qualche parte. Si è cancellata la linea, si è cancellata. Vabbè. Oh no, non si è cancellata. Devo mettermelo qui. Quindi ho un ordine pendente. Quelle bianche sono ordini a mercati, quelle rosse e verdi sono ordini a pendente. Ok? Quindi in questo caso qui sarei short da questa zona qui o addirittura nuovamente su questa zona qui. Posso decidere, è discrepanza di ognuno come vuole fare. Quindi ho un long qui, uno short qui, un long qui. E farei un long se mi rompe questa zona, che non ne ho neanche bisogno, quindi non vado più in copertura. Ricordiamoci però che abbiamo sempre uno short, è troppa roba sul gap. Abbiamo sempre uno short qui aperto. Questa zona qui, allora, con questo long qui, la metto qui sul massimo, vi ripeto, è quasi impossibile che si chiude sui massimi. Questo è un long chiuso in positivo, secondo long chiuso in positivo. Ok, e sono due long positivi. Questo short mi rimane aperto, questo short qui lo cancello perché intanto non mi serve più, che non ho bisogno di copertura, soltanto sempre, visto che cancello questo short qui e ho preso profitto con questo, mi rimane questo scoperto. Avendo questo scoperto, cancelliamo i trade andati bene, avendo questo scoperto, cosa devo fare?
mettimi un ordine pendente per coprire questa operazione. Perché se questa poi non mi va in profitto, ma mi va di nuovo su, visto che siamo qui, non posso, ho chiuso questa, ho chiuso questa, lasciare questa scoperta. Quindi, certo, se continuo a salire sono scoperto del massimo, però purtroppo devo fare anche un po' di idee. Quindi a questo punto io dico che questa operazione qui, che è quella in copertura, me la chiudo. Questa qui che ha pagato, cosa faccio? Me la chiudo e rimango scoperto con una, perché hanno pagato entrambi. Oppure mi lascio un ordine qui a mercato, ho preso profitto solo con una e questa qui me la vado a coprire qui. Allora, in questo caso io le cose sarebbero due. Siccome sono long da qui, e sarebbe stata la copertura di questa, ma preferisco prendere profitto. Prendo profitto anche con questa, cosa faccio? Mi metto un altro ordine pendente? Un po' un controsenso. A questo punto io prendo l'operazione, quella più lontana o più vicina, in questo caso o questa, prendo questa qui, questa non prendo profitto. Ci vuole un po' di testa per farlo. E questo è l'ordine long. Quindi alla fine non ho preso profitto con questa operazione, questo è uno short, questo è un long. E questo, ritorniamo a quello che ho detto all'inizio, i denti del pettine li ho ristretti, perché non avrei più l'ordine pendente qui in alto, che non l'ho mai aperto, ma ho un ordine pendente qui, quindi sto perdendo solo 80 pips. Ok, volendo, visto che il mercato sta scendendo, potrei stopparmi questa pari, lasciare aperta un'altra. Allora, questa è anche un'altra tecnica aggiuntiva, che questa operazione qui, visto che ha pagato ma è ritornato su, qui mi metto lo stop a pari e metto un ordine pendente in questa zona qui. Quindi mi sono liberato di questa operazione qui a pari, esempio, ok? E mi sono chiuso, cioè sono rimasto con praticamente un'operazione sola aperta, che è questa. Però, e mi metto un ordine pendente in questa zona qui. Quindi avrei chiuso, vi faccio la simulazione, poi la cancello perché non avrei fatto così, ma è una metodologia. Da questa zona qui, lo metto così, a qui, quindi a pari. Adesso non me la disegno perché il triangolo logicamente dovrebbe disegnarmelo a pari, facciamo così. In questa zona qui l'avrei chiuso a pari, ok? Quindi avrei una posizione a pari e l'ordine pendente lo trasporto qui in alto. Quindi sono a mercato con un'operazione con un ordine pendente di nuovo qui in alto. Se in caso vale in alto, mi va a congelare questa operazione. Potrei aver fatto anche questo. Lasciamola però originale, nel senso che non ho preso profitto. Non ho preso profitto e quindi sono ancora a mercato. Controllo sempre il conto. Allora, non ho preso profitto, giusto? Andiamo avanti, c'è uno short qui, un long qui. Andiamo avanti, qui c'è un segnale short e lo devo fare. Quindi faccio uno short qui a mercato. Vedete, qui rompe, quindi questo è lo short. Dove metto la copertura per questo long? Nel massimo del ciclo posso prendere anche quello che viene dopo, più o meno questa è la zona del long. Quindi qui metterei un ordine pendente long. Ci stiamo quasi arrivando alla fine. Che è, cioè, probabilmente rimarrà sempre un segnale long, cioè un'operazione a mercato. Però quando il pattern si restringe posso mettermi flat con i guadagni. Quindi qui è richiesta anche un po'. Però nel frattempo sto facendo trading tranquillo, ho aumentato la mia serenità avendo sempre operazioni di copertura. Non brucerò mai il conto, non brucerò mai il conto, proprio una cosa, non è impossibile bruciare il conto perché sono in copertura, ok? Quindi ho un long qui, uno short qui, un altro short qui. Bene, questo è un ordine pendente per coprirmi di questa operazione, queste due sono coperte, quindi ho soltanto uno short aperto perché questi sono in copertura. Con questo short qui, che è chiusura di un ciclo, io penso di aver preso profitto, quindi questa me la disegno come operazione andata a buon fine qui. Allora, siccome si manifesta una chiusura e io sono positivo di qua, c'ho un ordine pendente long, c'è un ordine a mercato long, c'ho questo ordine pendente che lo cancello. Diciamo così, non lo cancelliamo, mettiamo qui, se in caso mi serve, c'ho la freccia già pronta. Mettiamola qui. Non la notate, cancello
Cancello questo qui perché logicamente ha preso profitto, rimango sempre con un long, uno short. Questo short però mi torna di nuovo a buon discapito perché se ne chiudo una posso chiudermele tutte e due, giusto? Allora, questa è una decisione che io dovrei chiudere questa operazione qui, ma se io mi chiudo questa operazione qui sono scoperto di nuovo. Siccome non ho ordini dove entrare di nuovo al mercato, non ce l'ho perché l'ordine sarebbe stato questo. Quindi o mi chiudo un'operazione e poi riaprire, oppure questa qui la lascio aperta. Quindi la lascio aperta e ho di nuovo un long, uno short aperto. Questa operazione qui la potrei anche aver chiusa. Ma siccome questo è l'open price, il minimo di Gauss, e se io vado a contare, siamo a 40 candele, è quasi possibile che qui mi riparta long. Quindi non posso aprirmi di nuovo un'operazione sull'open price. È lo stesso l'open price, la stessa cosa. Ha fatto un ciclo laterale. E queste cose le sappiamo perché abbiamo il grafico davanti. Se noi andiamo a vedere, prendo la penna, abbiamo questo ciclo qui, abbiamo questo ciclo qui. Quindi questa è la partenza, questa è la partenza, è inutile che mi chiudo questa per poi riaprirmela sull'open price, non ho altri livelli. Quindi mi devo lasciare questa aperta e questa aperta. Ci sta? Andiamo avanti. Sì, sarà scoppiata qualche bolla finanziaria per il dollaro, per gli indici, l'America, sarà scoppiata qualche bomba, chi se ne frega, qualcosa è scoppiato. A me non interessa, l'importante è che si riprenda il tutto e via. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Qui cosa faccio? Ho un long, uno short qui, un long qui. Non ho posizioni, ho un long qui. Vedete che questa dinamica di prezzo non, mi dà un segnale long, ma non va perché nessun segnale, cioè il metodo fascia, se notate, non ha dato il segnale perché non riesce a rompere il massimo. È una cosa quasi normale perché abbiamo praticamente la campana gaussiana che prima o poi dovrà chiudere, quindi se non va a darmi un segnale long qui in questa zona qui c'è un motivo perché sta chiudendo la campana gaussiana. Quindi questo è il filtro che si usa sul metodo fascia per fare i long e gli short, ma equivale anche automaticamente l'indicatore ti dà un'indicazione di per sé già buona. Bene, qui però mi dà un segnale short. Mettiamo poi il capo un po' piccolino. Qui mi dà un dopo il segnale long mancato che non mi dà nessun segnale di andare long perché non rompe. Qui mi dà un segnale short e io devo entrare short. Quindi io entro qui a mercato short e qui adesso mi libero di una grande cosa perché guardate cosa succede. Poteva succedere in long come è successo in short. Io ho questo short aperto, questo long aperto. Siccome questo long qui dovrei aprire un'operazione contraria sul max Gauss bianco, che è questo. Quindi automaticamente disegniamolo così qui in alto, più o meno in questa zona qui, mi dovrei aprire un ordine pendente, cioè lo metto lì come ordine pendente, se in caso questa operazione torna su, congelo gli altri 100 pips. Prezzo scende. Quindi a questo punto, visto che siamo tanto lontani, io sono costretto a prendere profitto, e se lo metto così, ripeto, sarà difficile prendere i minimi assoluti, ma questo è. E questo qui lo devo anche chiudere su questo minuto. Ok? Quindi cancello questa operazione qui. Ho scongelato il conto, ogni tanto lo devo fare perché sennò è inutile. Ho scongelato, ah, scusate, questo rimane. Ho scongelato il conto, questa la cancello perché non mi serve più. Questa cancello così, cancello questo, anche questo. In ogni caso, adesso io ho preso profitto di tutti questi triangoli che vedete, però ho ancora un long aperto qui. Ho un long aperto che fino adesso mi perde 342 pips. Questa è la macchina. La macchina funziona così. Allora, c'è un segnale long, non dà nessun frutto perché vedete che non apre, non apre, non c'è il prezzo che va qui sopra. Mi dà un segnale short qui. Questa è una dinamica di prezzo. Allora, siccome io ho. Allora, qui si chiarifica un attimino la situazione di range trading. Normalmente, nel contesto, io adesso lo faccio, però nel contesto giusto non l'avrei fatto. Siamo sotto la parità, quindi lo short non l'avrei fatto. Ma qui c'è una regola. Non entro short, quindi non posso. Non posso, sì, mi stanno dicendo che il webinar è forse troppo lungo, 2 ore di webinar. Vabbè, ragazzi, ci sta, è un corso completo, quindi non posso stringere i tempi. Adesso fatemelo finire, per favore.
Ok, chiedo alla regia gentilmente di non rompermi le scatole. Scusate, ma è un po' lungo. Non... Aspetta che forse c'è qualcuno dopo di me. Vedete? Non so. No, oggi è il 20. Oggi è il 22. Vabbè, non c'è nessuno, non mi interessa. Ok? Andiamo avanti. In questa situazione qui, io ho comunque il long aperto qui. Questa situazione short qui la dovrei fare. C'è una regola. Il prezzo, la campana gaussiana è sotto. Quindi quando il prezzo è sotto, vedete come è molto semplice. In questa zona qui, che sto cercando il minimo di Gauss, ok? Siccome siamo già andati sotto, lo short non lo faccio. Questa è una regola. Come la regola quando l'indicatore qui in alto non faccio i long. Perché entrare long sui massimi di Gauss non si fa, entrare short sui minimi di Gauss non si fa. Quindi fino a quando, fino a qui non posso entrare short, posso entrare solo long. Quindi ho un'operazione qui scongelata che potrebbe andare ancora più in perdita perché non c'è copertura. C'è un periodo di non copertura. Okay? Poi uno può dire, io preferisco tenermi una copertura, non chiudo questo short qui, la lascio aperta. Lascio aperto lo short e al limite gestisco diversamente. Questa è una questione che non è infallibile il metodo. Infallibile è chi lo usa, chi si sa gestire. Ok? Va bene, andiamo avanti. Poi chi vuole fare il martingala sulle operazioni ne viene fuori diversamente. Potresti aver fatto qui una 0,1, qui aver fatto una 0,2, però meglio partire con delle size di quelle normali. Questo è un segnale long. Qui ho un long qui, qui ho un long qui. Allora, questa qui è una situazione un po' strana, perché se io entro long qui, mi devo coprire su un open price. Dai. Non me la vuole dare, questa non è una risposta. Sì. Questo è l'open price di un ciclo. Allora, qui abbiamo la campana gaussiana bianca bassa, questo è l'open price, volendo lo posso mettere anche sull'open price precedente, che è questo, che è quello, questo è il minimo di Gauss, questo è il secondo minimo di Gauss. Nella tecnica dei minimi di Gauss, questo è il minimo di Gauss precedente. Sono qui giusto? Sì, questo è il minimo di Gauss precedente perché la campana gaussiana chiude qui, poi riparte, questo è il secondo minimo di Gauss. Io preferisco il minimo assoluto, quindi metto qui. Però come idea che avete sempre il rapporto, no? Qui il long non l'ho fatto perché non è dato il segnale, qui però faccio il long e se notate il long con la copertura in questa zona qui, quindi mettetemi una copertura qui. In questo caso la metto verde perché è short. Ok, cos'è? Euro dollaro anche sull'H4 sto dando un segnale no. Bene. Vedi, qui è il metodo fascia, mi ha dato su H4 un segnale on. Quindi io sono nel grafico H4, vedete che qui per esempio mi dà la segnaletica alle ore 11, quindi adesso H4 trend up. Trend rialzista. Infatti, se vado a finire, vado a vedere il grafico alla fine, c'è un segnale long. Vedete? Long, long. Quindi da qui è un long di metodo fascia. Io penso che ci sono poche cose non chiare e è un mondo aperto a tutti ed è fantastico perché è unito ciclica e tutto il resto. Statistica. Io ho un lavoro di, non dico 20 anni, perché 20 anni fa ero un pivello del trading. Ma è un lavoro di 10-12 anni che mi porto avanti, ok? Quindi, e ancora non ho finito perché sto studiando il Cotton Report dopo 15 anni che l'ho lasciato, sono ritornato a ristudiarmelo. Quindi, meno male, piano piano, andiamo avanti però. Ok? Allora, io ho un segnale, mi metto long qui, l'ordine pendente di questa operazione per congelare di 80 pips. Ricordiamoci, e quindi a questo punto, per avere un'idea, mettiamo una linea tratteggiata bianca e noi abbiamo un ordine pendente, no, un ordine pendente, un ordine a mercato, esattamente qui. Quindi ricordiamoci che noi abbiamo comunque un ordine bianco
l'ho scoperto, non ho ancora posizioni coperte, non l'ho coperto, coprirei solo uno, ogni tanto uno lo devo essere scoperto perché sennò non ne esco più. Andiamo avanti. Allora, questo long qui penso che ha pagato, no? Quindi io lo metto qui, poi logicamente sarà difficile avere tutti questi take profit così alti, però lo metto per segnalare che comunque avremmo chiuso in profitto. Andiamo avanti, qui c'è un segnale short. Siccome siamo a fine ciclo e devo fare questo short, ok? Questo long qui l'ho chiuso in profitto, questa copertura qui l'ho cancellata, anzi. È difficile, no, questa copertura qui l'ho cancellata. Bene, una cosa abbiamo tralasciato. Io il long lo posso fare, ok? La campana gaussiana è bassa, quindi lo posso fare. Quindi l'ordine pendente non l'avrei neanche fatto perché siamo ancora in campana gaussiana bassa. Quindi da qui in poi potrei mettere gli ordini pendenti. Però vabbè, per coprirsi andava anche bene metterlo lì. Sto facendo un test, quindi intanto qualcosina mi sfugge. Questo short qui lo faccio. Questo short qui lo faccio ed è anche uno short che lo devo fare. Permettetemi la candela. Verde, guarda, tanto ce lo cancello. Lo devo fare, ok? O non lo devo fare? Siamo in un ciclo in chiusura, siamo sulla campana gaussiana bassa. Non lo faccio. Non lo faccio, vedete questa cosa? Non lo devo fare. Devi stare attento anche nella spiegazione del metodo, a volte ti sfuggono degli errori. Questo non si può fare, perché se io faccio lo short qui, vedete che siamo all'interno della lunetta dove neanche le coperture avrei fatto. Quindi in questa lunetta qui, neanche coperture short, solo long. Ok? Mi devo prima o poi esporre in una direzione, se no non ne esco più. Bene, abbiamo fatto il long, portato a casa, lo short non lo faccio perché non siamo a posto. Da qui in poi posso rifare anche gli short, ma vado a cercare più i long, logicamente. Long in questa zona qui. Mettiamo la freccia bianca. Questo long qui, visto che ho fatto un long, mi devo coprire, ok? Sul minimo di partenza ciclo. Il minimo di partenza ciclo non è più questo, è questo. Quindi questo long qui mi devo coprire se mi rompe questa zona qui. Va bene? Poi, ragazzi, è venerdì, vedete qui c'è un gap, non l'avrei neanche fatto, però andiamo avanti. Avrei pagato questo long qui 50 pips. Sono un cretino se non ho preso profitto. Ok? Siamo così. Copertura non ne ho fatta perché ho chiuso prima, è un po' più veloce per arrivare alla fine. Ho fatto questo long, non ho fatto coperture, sono sempre qui. Questo è un segnale short. Allora, questo segnale short lo posso fare adesso? Assolutamente sì. Prima cosa deriviamo da una max scout di una campana gaussiana bianca. Devo fare questo short qui perché sono fuori dalla campana dalla parte bassa. Quindi questo short lo faccio senza star lì adesso a mettere frecce. Si vede già da sé che questo short qui di metodo fascia avrebbe pagato. Io posso metterlo anche su questa candela sola qui singola, però potrò anche andare a vedere questo, ma diciamo che avrebbe pagato fino a qui. Ok? Bene, è venerdì alle 12 di sera, 12 pomeriggio di venerdì, potrei anche aver fatto un long, che ne sai. Bene, sono però a mercato con questo long qui in alto, che fino adesso, se andiamo a vedere dopo ho chiuso io lo short, mi sta perdendo 320 pips. Che sarebbe l'ordine di forse anche tutto il guadagno che ho generato fino adesso. Vabbè, ma questo fa parte del trading, andiamo avanti. Bene, io qui ho un segnale long, sebbene è venerdì pomeriggio alle 16, potrei anche averlo fatto, perché se io lo faccio, e questa qui è una dinamica un po' strana, perché se io lo faccio di venerdì, mi devo mettere un ordine pendente, e l'ordine pendente purtroppo se è all'interno del gap non te lo prende. Quindi magari il venerdì si potrebbero eliminare queste cose, però essendo un test che vi sto facendo vedere, rifacciamo tutto. Qui ho messo un ordine long con copertura sull'open price del ciclo precedente. Quindi sono ancora in un ciclo, non so ancora dove ha chiuso. Quindi questo qui è il mio ordine pendente di copertura qui sotto. In questo caso, verde. Ci vuole un po' di prendere la mano. Quindi io ho un long qui coperto. È congelato qui con l'ordine pendente, me l'ha aperto il gap, ha aperto qui, ho aperto l'ordine pendente. L'ordine pendente diventa anche un ordine short. Attenzione, non lo posso però chiudere perché ho questo long aperto, quindi mi sono congelato un'operazione, giusto?
Bene, io qui ho un altro ordine pendente long, giusto? Cosa faccio? Lo faccio o non lo faccio? Poi ricordate che c'è sempre la regola della 48, che volendo si può implementare. Io non lo sto utilizzando perché sto facendo così a freddo con voi. Questo è un long. Vediamo se riesco a copiarmi una freccia. Sì. Questo è un long che devo fare e mi metto un ordine pendente. Scusate, anche questo. Sull'open price del ciclo, ormai il ciclo me l'hanno chiuso qui, è ripartito, quindi l'open price sarebbe questa zona qui, più bassa ancora. Vedete che qui comincia a diventare critica perché siamo sulle soglie dei minimi. Ok, ah, c'è il set, sì, dai, sì. Ok. Bene, andiamo avanti. Dovrei mettermi di questa posizione long qui, dovrei mettermi un altro ordine pendente, abbiamo detto. L'ordine pendente si manifesta su questo segnale short. Quindi automaticamente qui c'è un short da fare. Allora, le dinamiche adesso incominciano a diventare un po' strette perché io ho un long aperto qui, scoperto, che non ho mai più coperto perché l'ho lasciato scoperto. Quindi questo è a priorità andare a riprendere questi 300 pips. Qui ho un long aperto, coperto in questa zona qui. Questa copertura però che ho fatto mi andrà in posizione di 38 pips. Ok? Bene, cosa faccio? Rimango con due long scoperti? Purtroppo sì, in questo caso sì. Perché io devo generare profitti, avere la possibilità di generare profitti vuol dire, come ho detto prima, la regola dei 30 pips. Quindi questo me lo tolgo, ho scoperto di nuovo questo. Questo è un altro long. Allora, qui c'è un'altra regola. Quanti long mi posso scoprire? Due o tre? Siccome siamo sui minimi assoluti, magari questo long qui lo posso fare perché lo potrei coprirmi in questa zona qui un po' stretta. Va bene, facciamo il conto che io abbia fatto questo long qui, ok? Siccome sono in attesa che parta a razzo, qui però mi fa un altro segnale short, dovrei coprirmi di 68 pips. Notate che anche qui paga 30 pips, quindi non posso stare con le mani in mano e anche qui il segnale short porta a casa, in questo caso porta a casa e io ho una, due, tre operazioni scoperte, perché anche questa qui è scoperta. Ok? Cosa c'è che abbiamo dimenticato? O che meglio, che noi dobbiamo tenere in mente come funziona la segnaletica di un metodo fascia o di un metodo ciclico? Esistono due long consecutivi o esistono due short consecutivi? No, è un'alternanza di long short, long short, long short, long short, long short. Non esistono segnali multipli, quindi non ci sono due segnali o tre segnali short uno dopo l'altro, ci sono sempre alternati. Quindi io so che dopo avere questo long qui avrò uno short, dopo questo short qui avrò un long, quindi o avrò un long oppure scende ancora e mi farà un long ancora da più in basso. Qui mi ha fatto un altro long. Se notate, è lo stesso long che ho qui. Quindi a questo punto, o decido di fare un altro long, o con size più bassa, o raddoppiando, oppure non lo faccio perché ne ho già uno. Quindi è discrepanza di chi è davanti al computer e lo vuole fare. Io per il momento li faccio tutti perché sto facendo una simulazione con voi. E ricordiamoci che abbiamo tre long scoperti. Bene, questo è un long scoperto, questo è un long scoperto perché ho preso profitto, questo è un long dove mi devo mettere a mia volta una copertura sull'open price che è questo. Okay? Quindi io metterei in questo caso, adesso l'ho cancellato, vediamo che colore ha questa freccia qui. Quindi dovrei mettere un ordine pendente per questa operazione qui, per evitare di andare troppo fuori, mi copro con questa operazione di 90 pips. Notiamo, il prezzo paga, ok? Paga tantissimo, quindi paga, un dato di fatto, prima o poi pagano, da qui a qui paga una, da qui a qui pago una, poi logicamente i take profit non saranno questi, perché vi ripeto, sto prendendo solo i livelli che vedo. Tre operazioni andate a profitto, questa la cancello. Questo cancello, vedete che non sono andato contro metodo, ho fatto sempre tutto quello che dovevo fare. E adesso cosa mi resta? Questo lo cancello perché è un ordine pendente. Questo è un ordine pendente, vediamo se riesco a cancellare. Ok?
Cosa succede a questo punto? Ho ancora solo il long aperto qui. Se notate, sono a 40 pips. Volendo, lo potevo con questi take profit eliminarmi anche questo. E sono di nuovo flat. Avete capito fino adesso, dopo 2 ore, la situazione come me la sono andata a gestire? Quindi non posso più adesso in chat star lì a fare tutto, a gestirmi, dire questo è un'alternativa alla gestione dei trade. Secondo me un webinar oggi mega galattico che assolutamente vi riconosce la chiave per aprire un nuovo mondo. Scusatemi, ma un po' di orgoglio ce l'ho di questa cosa. Comunque, vabbè, lasciamo che questo sia ancora un ordine long che non ho più uso. Qui ho un ordine short. Siccome questa operazione qui è scoperta, l'ordine short che io faccio qui automaticamente mi mette il conto in una situazione di stallo, copertura. Io ho congelato il trade long con un trade short, sono fuori di 130 pips. Bene, siccome adesso il trade è ancora congelato, però ho una situazione short, io da qui in poi una me la devo lasciare sempre scongelata, se no non esco più dal... Il congelatore è quello. Io vado qui, vado a vedere il minimo, tanto prendo questo, poi non mi interessa. Ho guadagnato, quindi questo qui la tolgo e sono sempre con un long scoperto. Andiamo avanti, altri segnali long, qui ho un segnale long. Ok? Allora questo lo devo fare, un segnale long. Qui, dove mi devo coprire? Se io entro long qui devo congelare l'operazione sull'open price del ciclo. L'open price del ciclo in questo caso è un po' difficile da riconoscere, perché potrebbe essere questa, come potrebbe essere questa. È la stessa cosa, vedete che le stesse zone, quindi prendo questa trend line, la porto qui, più o meno in questa zona qui, io mi dovrei coprire short. Benché venga lo short, adesso lo metto bianco per stare più veloce, avrei coperto questa congelato questa operazione. Se notate però, mi dà un segnale short il metodo fascia, quindi io mi congelo qui. Congelo che ho una regola, che dopo 30 pips, per farvi un'idea, più o meno dico 20-30 pips, poi ognuno fa il suo calcolo. Prendo profitto. Adesso io ho cancellato questo long. Sono scoperto con un'altra operazione long qui. E quando metto le linee tratteggiate vuol dire che sono scoperto in questa zona qui. E in questa zona qui già propongo un altro long di metodo fascia. Sono scoperto con due operazioni. Prima o poi mi devo scoprire. Ogni tanto congelo, ogni tanto scongelo. Va bene? Ci sta? Va bene per adesso? Allora, io siccome ho portato avanti questa cosa qui sui 4 ore, okay? Con che velocità ho sistemato gli indicatori, avete visto tutto il resto. Questa cosa qui si chiama congelare le operazioni. Ok? Lo lascio così e in futuro avremo una long e questa, se mi va a mercato, è un altro long. Teniamola di conto e vediamo come ne usciremo fuori. Io avrei avuto anche un'altra regola di non aprire short sotto il 99 e sotto la parità, però vedete che anche aprendo short sotto la parità ne sarei uscito bene. Al limite, gli short al posto di mettere un'operazione di congelare si mette anche uno stop di 20 pips. Quando siamo sotto la parità, sotto l'1.0, ogni short che si fa si mette uno stop loss di 20-30 pips. Se mettete lo stop loss, vedete per esempio questo stop qui, entrare short, stop loss. Anche sul massimo assoluto non avrebbe mai preso. Questo qui non avrebbe mai preso lo stop loss. Questo non avrebbe mai preso lo stop loss. Questo non avrebbe mai preso lo stop loss. E così via. Anche i long non avrebbero mai preso gli stop loss, perché se io entro, lo stop loss è sempre il minimo precedente. Quindi notate, pochissimi saranno, i rarissimi saranno i casi dove io prendo lo stop loss. E questo per esempio è un long, volendo avrei messo lo stop loss qui, avrei preso 20 pips. Ma va bene anche lasciarli, perché sennò non si sa mai cosa chiudere e cosa non chiudere. Per la lezione di oggi, tra virgolette lezione, non sono un insegnante, però per la trasmissione, per il video, la registrazione, il webinar, l'appuntamento, come lo volete chiamare, di oggi, sono contento, ho fatto 2 ore e 1 minuto. Secondo me, un metodo completo da riprodurre, semplice. Dopo 2, 3, 4 mesi vi rendete conto che avete guadagnato, siete sempre a mercato. Prima o poi, come per esempio qui, avreste avuto, adesso secondo me
La simulazione va fatta così. Poi, secondo me, dopo questi tre long, con questo long appeso lì da tanto tempo, chiudendo questi tre, avrei chiuso anche questo con pochissima, con una poca perdita. Avrei fatto solo due, questo avrei guadagnato 200 pips, quindi alla fine ne avrei chiuso questo in perdita, ma con tre guadagni, quindi questo non ci sarebbe nemmeno più. Però lo lasciamo lì aperto perché va bene anche per continuare a vedere come avrebbe funzionato il metodo operando in automatico con il metodo fascia light. Quindi questa è una riproduzione del metodo fascia light con le chiusure, però non da metodo, ma le chiusure manuali. Per questo era nato l'indicatore all. Le aste in automatico metodo fascia. Va bene? Quindi avete ancora più cose per lavorare nel vostro. Grazie a tutti della partecipazione. Ci si sente, vediamo come sono. Visto i mercati, sono un po' anche. Non riesco a fare trading. Ho fatto oggi il long dell'euro-dollaro. Mi sa che mi fermo qui. Perché mi fermo? Perché mi fermo con un euro-dollaro così? Ragazzi, ho fatto 500 euro, per me vanno bene, senza, non ho voglio avere il mal di testa, capito? C'ho migliaia di cose da finire. Okay? Ho perso la smania di fare trading 8 ore al giorno davanti al grafico, vedere candele, cliccare. Non è che non ho più voglia, ho perso perché alla fine guadagno forse di più, forse di meno, forse faccio più sbagli se rimango a fare sempre operazioni, quindi preferisco, oggi ho fatto una secca. Avrebbe pagato di più, ma chi se ne frega, e va bene anche così, no? Grazie, ciao, alla prossima. Ciao, 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 ciao. Per chi vuole poi, oltre a questo video pubblico, perché l'ho fatto tramite lo sponsor di Blocco Errante, quindi un video pubblico, per chi poi vuole approfondire tutte queste tematiche e tutto il resto, scrivetemi su Skype. Vi consiglio l'Academy, cioè l'unico punto che vi posso dire dove andare, non ci sono altri punti, non è che vi consiglio perché dovete fare l'abbonamento, non me ne frega niente di secco, non me ne frega niente. Però se volete fare, l'unica maniera è quella di approfondire. Chi è in chat sa il perché, in chat dico chi è in Academy e tutto il resto, tutti gli indicatori su comunque parte dell'Academy e tutto il resto. Quindi queste cose qui le trovate lì. Ok? Visto che prima avevo visto qualcuno dove trovo l'indicatore ciclico, non esiste, il metodo del ciclo non è un indicatore da. La MetaTrader è un indicatore personalizzato. E poi se andiamo a vedere anche l'indicatore a fine corsa, vedete che era a fine corsa, era il long, era preannunciato l'indicatore a fine corsa. Quindi se mi ritorna qui in alto oggi, magari riusciamo a portarci vicino alla parità a 1 e siamo tutti contenti. Grazie a tutti, ciao, alla prossima, ciao, ciao, ciao.